Buon pomeriggio, cari amici e cari amiche, benvenuti all'appuntamento con la diretta dedicata alla pittura dell'Ottocento. Abbiamo tante cose molto belle e molto importanti da valutare nel corso di questa diretta che inizia ora e terminerebbe alle 19, però io credo sia opportuno fare fino alle 18, almeno fare 3 ore ma fatte bene, anche perché poi non facendo mai la grafica, diamo anche spazio a chi vuole magari regalarsi una grafica di Schifano o di Gonzaga. Quindi io direi 3 ore sicure, poi 18-19, bravo, bravissimo, 18-19 credo faremo grafica. A rispondere alle vostre telefonate abbiamo la nostra Gabriella che è già pronta, ha preparato tutto. Buon pomeriggio a te Gianfranco, buon pomeriggio a tutti i nostri amici a casa da parte di Gabriella. Bene. Alla parte tecnica è curata dal nostro Mino. Vi ricordo che essendo in diretta potete interagire e fare delle richieste. Richieste dei dipinti che ho selezionato per voi sono 30 lavori, i classici 30, sono 30, 31, 32 solitamente o 29, quelli da 29 a 32, è un po' di tempo che andiamo su questi numeri. Però se ricordate magari un dipinto che avete visto in un'altra trasmissione, io vedo grosso modo ciò che comunque è passato nell'ultimo mese, oltre a questi 30 ce ne saranno 100 di là passati, quindi è chiaro che tutti insieme non possiamo metterli, però se avete un pizzico di memoria magari potete richiedere il dipinto che vi piace, poi è chiaro che molto spesso andate a cadere su quello che è stato già confermato, chissà perché. Allora, Mino lo vedo in forma, è tutto scuro oggi, non in volto ma in abiti. Oggi è bella giornata, è tornato il bel tempo, no? C'è vento però. Che c'è? No, no, si cambia, si cambia. Allora, sono delle opere straordinarie, c'è un'opera straordinaria. Secondo me, se voi diceste 100 nomi di questo pittore, non immaginereste chi è. Infatti, quando l'ho visto, sono rimasto pure io. Infatti, quando mi mandarono la proposta di affidamento, io ho detto: ma chi è il pittore? Pensavo un Veneto, e invece poi vedremo. Ma bello, un quadro eccezionale, guarda, anche datato. Bene, 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 bene. Ma quanto è bello sto Franceschini, ragazzi. Grazie Paolo, ricambio di vero cuore. Sarà una bellissima giornata, immagino, a Sestri, Levante o Ponente. Non mi ricordo mai se sta a Ponente. A Levante, a Levante. Levante di qua o di là? Di qua. A destra Levante, no? Il Ponente è la parte opposta. Eh sì, certo. Ma quanto è bello sto Franceschini, eh? Vico Equense, Vico Equense. Qui abbiamo un'opera particolarissima. Questa dovrebbe essere Capriporto, dovrebbe, non ne sono sicuro, ma lui spesso faceva Capri. Se vi dico di chi è questo pittore, pure questo non riconoscereste mai. Ora li vediamo tutti, li vediamo tutti. Li vediamo tutti. Angelo è ancora qua? Non ci credo. Ma questo è un quadro che ha fatto la 52esima mostra del gruppo Labroni, questo è un bel quadro, ragazzi. Angelo Tommasi, guarda questa bimba, quant'è carina. Quadro che c'ha 120 anni quasi, 100, primi 900. Vabbè, vabbè, vabbè. Siete pronti? 1, 2, 3, partenza, via! Questi primi 2 giorni della settimana sono ritornata ai vecchi amori. Sono stato poco qui, infatti lunedì ha lavorato Sara. Ieri ho rivisto tanti vecchi amici, che c'è qui una manifestazione vicino da noi a Molfetta, e ho rivisto tanti miei vecchi amici. Mi ha fatto piacere vedere che hanno tutti un bellissimo ricordo di me, bene, dello sport che facevo prima, insomma. Non lo faccio ancora, ma insomma, ormai avendo 680 anni, faccio un pochino più fatica. Allora, partiamo subito e andiamo a vedere questo paesaggio montano di Fausto Pratella. Ragazzi, questo è un bel quadro, è una vallata, è un'opera vista dall'alto. Sono intorno agli anni 20, diciamo primo quarto. Diciamo che questo è un quadro che va dal 20 al 25, perché poi lui, intorno a quella data, è ritornato a Napoli, lui è stato per un certo periodo a Milano. Questa è una tavola di 60 centimetri e 40 d'olio, davvero molto molto bella, la cornice è quella che aveva,
ed è un quadro che ha urgenza folle di realizzo. Al numero 2 abbiamo Eugenio Zeno. Chioggia di notte eppure con la neve. Chioggia di notte eppure con la neve. Lui è un pittore proprio di Chioggia ed è un'opera del primo quarto, direi tra il 10 e il 20, tra il 15, intorno al 1115, perché ancora è firmata a Bonivento. Eugenio, lui si firmava anche Eugenio Zeno, questa è proprio firmata a Bonivento. È una tavola di 35x44 ad olio. Al numero 3 c'è una bella Parigi, Parigi è sempre Parigi, Giuseppe De Sanctis. È un olio di 21 cm per 25, very good. Guarda che carino che è questa Rue de Paris, Boulevard Parigino. Al numero 4, ma spiega, Edoardo Dalbone è passato di moda? Ragazzi, io non ci posso credere, questo è un quadro che faccia fatica ad essere confermato. I Dalbono sono sempre volati, sono barche nel Golfo di Napoli, un'opera piccola di facile colorazione, ancora un Dalbono dell'Ottocento, 30x20, firmato, certificato, espertizzato, è ancora qua. Io non ci credo, è pazzia. Bellino è anche questo Raimondo Scoppa, di 22 cm per 42 ad olio su tavola, databile tra il 70 e il 90 dell'Ottocento, lui muore nel 1890, pittore allievo di Fergola e Smargiassi a Reggio, no a Reggio Calabria, a Reggio Istituto delle Belle Arti di Napoli, si chiamava Reggio, a Reggio Istituto, Reggio, ma erano altri tempi. Qui abbiamo invece, sì, uno sport, lo chiamano sport, per me non è uno sport, che non accetto proprio la caccia, non esiste proprio. Però questo è un cacciatore che in un paesaggio innevato, questo dovrebbe essere una zona del Piemonte, perché Giovanni Pisano nasce in Sardegna, a Senis, in provincia di Oristano. Molto bello. Hai visto che bello, Gabriella? È una tavola degli anni 30 che misura 33,5x65. Davvero straordinario questo lavoro di Giovanni Pisano. Al numero 7 abbiamo Lorenzo... È vero, l'Alighieri, non Noschese, Alighiero Noschese, Alighieri Dante. Beh, è un po' quello che ogni volta che io entro qui, insomma, in trasmissione, fa il famoso segno e aspetti. Insomma. Lorenzo Genius è un olio su tela 36x53 della fine dell'Ottocento, sono una marina davvero molto molto bella. In patina straordinaria. Al numero 8 c'è un particolare Nicolas De Corsi. C'è il mare di Napoli e quello è la collina del Vomero con Forte Sant'Elmo. Ah, non c'è il mare, scusami, ho sbagliato io. No, no, questa è già la collina di Forte Sant'Elmo. No, l'avevo visto, io non ci vedo più comunque. Io non ci vedo proprio più. La collina di Forte Sant'Elmo, quello è Forte Sant'Elmo e il Vomero. 21,5x28,5. E un olio su tela applicata a cartone. Questa è un'opera vecchia. Qui siamo intorno al 1915, è un primissimo De Corsi, certificato ed espertizzato. Al numero 9 abbiamo Oscar Ricciardi, guarda che bello, questo ortolano, questi ortolani su questa strada da vecchia Napoli, quadro che ha 120 anni circa, primi 900, misura 24x18, davvero di grande qualità. Poi al numero 10 c'è questo meraviglioso lavoro di Angelo Tommasi, è un pastello sul cartoncino del primi anni del XX secolo, misura 38x30, ha partecipato alla 52esima mostra del gruppo Labronico, è tutto scritto dietro, poi andiamo a vedere. Angelo Tommasi, fratello di Ludovico, cugini entrambi di Adolfo, piccola dinastia pittorica livornese che però faceva capo a Firenze, perché poi Tommasi, Angelo e Ludovico studiarono alle belle arti a Firenze, erano vicinissimi a Lega, a Signorini, a Fattori. Loro sono i veri continuatori della pittura di macchia. E lui era molto bravo a fare le figure, devo dire. Ricordo di aver dato una bimba a qualcuno della Sicilia che era eccezionale. Qualche nostro amico della Sicilia ha un'opera bellissima di Angelo Tommasi, era una bambina. Al numero 11 abbiamo un altro caro amico che ci è venuto a trovare domenica scorsa, fa parte della mia ultima trasmissione, perché io da domenica che non trasmetto, non è mai successo che stessi lontano 3 giorni.
No, scherzo, è vero. Massimo Lomi, nipote di Giovanni, e questa è una libecciata ed è un'opera pubblicata sul catalogo dell'ultima mostra che lui ha realizzato a Forte dei Marmi, a Villa Bertelli, per celebrare i suoi 50 anni di pittura. Michele Carpignano l'ha celebrato con noi, abbiamo fatto il libro e quant'altro. Lui invece ha fatto un piccolo libro e dentro c'è la libecciata, eccola qua. È una tempera su tavola, 45x75, e vi regalo anche il libro che vi parla di Massimo e Giovanni Lomi, che era suo nonno. E lui usa materiali di recupero, questo è uno sportello, vedi c'è ancora il cardine, perché ama dipingere sul legno antico, sul legno vecchio, è tutto legno trattato e poi lui applica la tempera, è una tecnica davvero particolare che io ammiro molto. Massimino Lomi. Al numero 12 troviamo Pasquale Avallone, da Salerno, se non mi ricordo male, pittore salernitano. È una bella fanciulla in posa, la cornice è stata ridorata in foglia oro, e un olio su tela 70,5x50, diciamo 70-50, io direi degli anni 20-30, dal 20 al 30, un bel quadro, una ragazza in posa. Al numero 13 avete scoperto chi è? È Ezzelino Briante, nasceva in Naples, a Napoli, nel primo anno del Novecento, 1901, è morto purtroppo a Roma solo dopo 70 anni, nel 1971. Questa è un'opera degli anni 40-50, quindi prima metà del XX secolo, 70 centimetri per un metro. Abbiamo fatto ridorare abilmente la cornice e devo dire essere davvero uno straordinario lavoro di Ezzelino Briante. Lui era magnifico a realizzare questi porticcioli, Questi porticcioli. Come lo vedi? Bello, Ezzelino, era uno dei quadri più amati dal nostro Giacomo Chiosone, di cui purtroppo domani ricorrerà il terzo anno della scomparsa. Infatti domani, prima della trasmissione, commemoreremo Giacomo. Ci sarà un filmato, adesso non so cosa abbia preparato la regia, e quindi insomma è bello anche ricordarlo, per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che ha dato, per tutto quello che ci ha insegnato. Domani sono purtroppo 3 anni che è mancato. Torniamo alla pittura, e al numero 14 c'è questo fantastico lavoro di Vincenzo Franceschini. Oggi abbiamo molti posilipisti, sai? Abbiamo 1, 2, 3 e 4, per Bacco. Dei primi mancherebbe solo Giacinto, gigante, Lui, è, tra l'altro, è un Vincenzo Franceschini, un pittore che è arrivato proprio negli anni 30, alla fine degli anni 20, inizio anni 30. Lui nasceva in un paesino che non mi ricordo mai come si chiama, Casandrino, forse? Ah, lo conosci come posto? Cassandrino. Nel 1812, quindi alla fine, qualche anno dopo, Gigante, che nasceva nel 6, è una tela degli anni 60 all'800 Vico Equense, tra l'altro conservata in una maniera divina, 45x65 ad olio. L'opera è certificata e firmata, in più, è preparata, già pronto, l'ha già preparato, scusa, bisogna sempre essere al passo coi tempi. La cornice egli è la sua, come dico in Toscana, ed è arrivata in uno stato conservativo immacolato. Siete un bel quadro, ma proprio bello, Ha i colori posilipisti giusti, o Vesuvio con pennacchia in fondo. Qui abbiamo il Golfo di Napoli, 15, altro pittore storico, Francesco Mancini, il carro che cammina veloce nella campagna napoletana. Lui spesso faceva questi carri con i cavalli in corsa. Siamo negli anni 60 dell'Ottocento, un'opera vecchia di Francesco Mancini, 35,5x70, olio su tela, firmato, certificato, espertizzato. Al numero 16, Alceste, già un bel nome,
Se poi vicino ci metti i Campriani, trovi uno dei grandi artisti dell'Ottocento. 45,5 per 58, ultimo decennio dell'Ottocento, ultimo decennio del XIX secolo. Bello, la filatrice. Questa ragazza che in un interno è arrotola il filo di seta, arrotola il filo di seta su un gomitolo. 17. Allora avete scoperto chi è questo pittore? Mai vista una Venezia, mai vista una Venezia di Riccardo Pellegrini, datato 1893, aveva 30 anni. Aveva 30 anni quando ha fatto questo quadro, ancora non aveva iniziato a viaggiare all'estero, lui è stato molto in Spagna, in Francia, in Inghilterra, e dove si è occupato anche di grafica. Allora, vi dico che la cornice è la cornice sua, sembra quasi un passepartout verde questo, ma è oro satinato, è oro scuro satinato, così in controluce, almeno sul monitor, sembra un passepartout di velluto verde. No, la cornice è la sua, questa è bella, ma anche questa perché fa parte, è proprio rimasta così. È una tela, giusto? Sì. 35 per 60 dollari, questo è un quadro che vale tanti soldi, è in prima tela, firmato, certificato, espertizzato, giusto. Questo è un Riccardo Pellegrini anomalo, perché ripeto, parliamo della Laguna Veneta, vedi i pali d'attracco, c'è anche il lampione, le barche con queste vele particolari, 1893, Riccardo Pellegrini, però un bel quadro. Se sei alla ricerca del quadro particolare, questo è veramente particolare, perché poi è chiaro che nella vita c'è sempre un particolare. Al 18, grande Attilio, e ritorniamo a Capri, Attilio Pratella, e qui siamo, potremmo dire 800, diciamo primissimi 900. È una tavoletta di pratelliana memoria, di quelle importanti, 23 per 38, olio su tavola, stupendo, il mare di Capri, come lui realizzava le opere, realizzava in una maniera divina, veramente divina. 8ª qualità, 8º livello. 19, Domenico Morelli, studio di figure. Me l'ha data la stessa persona che mi ha dato l'altro, che ha preso l'amico Paolo, questo e l'altro, erano due. Sono studi di figure, è una china su carta, firmata, siamo intorno al 1880. Questa misura 29,5 per 20,5, diciamo 30-20. Certificato espertizzato, davvero bello questo Domenico Morelli. Sotto abbiamo invece Nicola Palizzi, un piccolo gioiellino, a me piace, io questo è un quadro che a me piace da morire. Lui tra l'altro è stato allievo di Smargiassi, qui c'è molto di pittura di Smargiassi. 24 per 36 olio su tela, 1860 circa, la campagna romana, ed è un quadro arrivato ai giorni nostri in perfetto stato conservativo. Perché vi dico che sa molto di Smargiassi? Che questo è Nicola Palizzi, allievo di Smargiassi, al 21 abbiamo Gabriele Smargiassi. Vedete che ci corre poca differenza, è molto somigliante. Questa è una tela sempre del terzo quarto del XIX secolo, l'entroterra cavese, questo è certamente, super, iper, ultra cornice, che se non vi dovesse piacere, dovesse essere troppo eccessiva, la si cambia. Questa è quella che aveva, certificato espertizzato, misura 29x40. Qui c'è la perizia del professor Marco Di Mauro, periodo di pittura, docente di storia dell'arte, che ha curato la certificazione di quest'opera. Al numero 22, rimaniamo in scuola di Posillipo, Salvatore Fergola, il Golfo di Napoli visto dall'altra parte. In che senso? Perché solitamente lo vediamo da questa parte di qua, vediamo questa curva. Questa invece è oltre, è una parte inversa, è una tela del 1869, perché questa è datata, eccola qua, si vede, di 51 centimetri per 76 ad olio. Bellissimo Salvatore Fergola, insomma grande maestro, aspetta che si è spostato il chiodo, e noi abbiamo tolto i chiodi per mettere le secche e poi rimettere i chiodi comunque, perché il chiodo ci va sempre.
Ai, 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 io poi li lascio fare i miei collaboratori perché sono come dei bimbi, eh? Io sono sempre il più vecchio e quindi devo essere il loro padre. Allora li devo accontentare. 51 per 76,5 olio su tela, 1869 Salvatore Fergola. Fergola, insomma, credo non abbia bisogno di presentazioni, è la prima scuola di Posillipo, il primo arrivato, anzi fra i primi arrivati, il primo arrivato è stato Smargiassi che prendeva lezioni private da Pittelò, poi è arrivato insieme a Vianelli Gigante e contestualmente insieme anche Salvatore Fergola. Bel quadro, un'opera importante, datata, insomma, di un certo livello. Al 23 c'è l'altro posillipista, così ho detto mancherebbe solo Gigante e Achille Vianelli. Anche questo che non viene confermato mi sembra un cinema, è un film, perché un paesaggio marino così preso dall'alto in lontananza, ditemi quando l'abbiamo visto di Achille Vianelli. Beh, sì, sono pittori che hanno segnato pagine di storia, ma non scherziamo, eh. È un acquerello su carta, perché lui faceva preferibilmente acquerelli, ma proprio ad essere severi 1850, forse anche prima, eh? Misura 23x39, costa veramente due baiocchi, ragazzi. Questo è un quadro che in una galleria paghi 5.000 euro, non ti chiedono meno, eh. Poi la tecnica dell'acquerello è così preziosa, è così bella, è così particolare, ha la sua cornice antica, bella, eh? Bello, 23. Rimaniamo sul acquerello e troviamo Vincenzino Irolli. Questa piazza dove ci sono delle bancarelle, dove vendono, si mercanteggia. Siamo nel primo quarto, anni 20 del Novecento, misura 28,5 per 24. Io credo che costa meno di una pipa di tabacco, eh? Con la sua cornice originale, un quadro che vi consiglio. Al numero 25, Lomi Giovanni, quadro che ha dedicato alla sua dolce mogliettina nel 1926, il 28 di dicembre. Dietro c'è la dedica, lui è Giovanni Lomi, pittore post-macchiaiolo toscano, ne abbiamo parlato migliaia di volte. Questa è un'opera archiviata nell'archivio generale di Massimo Lomi, ed è un'opera molto molto bella ed importante. Misura 22,5 per 31,5. È un olio davvero straordinario, numero d'archivio 825. Bello, un bel quadro di Giovanni Lomi. Al 26 abbiamo invece Giuseppe Casciaro, è un pastello sul cartoncino 40x50, è una grande marina, bellissima veduta della costiera partenopea, ed è accompagnata anche da una fotografia di autentica che allegheremo. Adesso questa è venuta piccola la fotocopia. Eccolo qua, e c'è la perizia del professor Edoardo Clericisella, qui poi quando vi danno originale la vedete meglio, questa si vede un po' molto lontana, però il quadro è questo, insomma, eh? Sì, insomma, è brutta, è una schifezza sta fotocopia, vabbè, il quadro è bello invece, guarda che belle luci che ha, sì, la fotocopia se la facciamo vedere anche meglio. Comunque, insomma, è un'opera molto bella di Casciaro, eh? Giuseppe Casciaro, c'è il timbro di Casciaro dietro, è tutto in regola, come sempre del resto. Al 27 Carletto Brancaccio, il Maschiangioino, piazza Municipio, ultimo decennio dell'Ottocento, 49x64,5, olio su tela, davvero di grande qualità, certificato e espertizzato. Al 28, un quadro che a me piace molto, Carlo Costantino Dagliabue, non vi ho mai nascosto la mia passione per questo artista, è un notturno a Santa Margherita Ligure, datato 1922, la cornice è la sua. Datato, firmato, certificato, espertizzato. Ottimo lo stato, è già pronta per il risultato. Ottimo lo stato conservativo. Al numero 29, altro toscanello, altro toscano, il mitico Francesco Gioli, 37,5 per 61,5. Olio su tela, ultimo decennio dell'Ottocento, signori, Francesco Gioli, un pittore, e gli è importante, e ve lo dico anche in toscano, e gli è importante, lo pagate una fesseria,
c'è urgenza di realizzo, la cornice è la sua, restaurata, ridorata. Ragazzi, queste sono occasioni strepitose, eh? Occasioni strepitose. Al numero 30 c'è Cesare Bentivoglio, mi viene in mente Giuseppe, non so perché, lo chiamavo Giuseppe Bentivoglio? Boh, è uno scorcio della Liguria, le Alpi Liguri, un casolare, un corso d'acqua, 57x90. Siamo tra la fine dell'8 e i primi del 9, il primo decennio del XX secolo. Cesare Bentivoglio di Genova, pittore genovese, così abbiamo proprio quasi tutte le regioni, abbiamo la Liguria, abbiamo la Lombardia, abbiamo la Toscana, abbiamo la Campania, quella c'è sempre, abbiamo ancora la Toscana, abbiamo l'Abruzzo con Palizzi, abbiamo la Lombardia ancora con Pellegrini, abbiamo il centro Italia con Campriani, anche se poi lui va a Napoli, eh? Abbiamo, cosa abbiamo poi? La Toscana ben rappresentata, la Lombardia ancora con Genius, la Sardegna con Pisano, eh? Insomma, c'è un po' del Veneto, il Veneto oggi è rappresentato solo da Eugenio Bonivento. Allora, da cosa vogliamo iniziare, secondo voi? Ci sono dei quadri molto molto belli, io non ho fretta, anche poca voglia, ve lo dico già da subito, non ho grandissima voglia di fare trasmissione, non ce l'ho. Però, se voi mi... possiamo fare qualcosa, eh? Se no io posso anche, non dico far passeggiare perché mi si stanca il Mino, eh? Gli anni cominciano a pesare, eh? Vediamo da cosa cominciamo, da cosa vogliamo cominciare, eh? Vediamo. Voi fate il silenzio degli innocenti, eh? Hannibal dove sta, eh? Hannibal dove l'avete lasciato, eh? Zitti, non dite niente! Zitti, eh? Allora, bravi, continuate a stare sempre in silenzio, sempre... Poi la mattina sempre c'era, non c'era, eh? Sempre la mattina. Che viziaccio che ci avete. Andiamo a vedere, eh? No, assolutamente no, figurati, proprio quello vuoi vedere? È l'ultimo, quello lo devono chiedere. No. 9. Oscar Ricciardi è un gioiellino davvero. È un quadro, una tavoletta dei primi anni del XX secolo. È un olio che misura 24 centimetri per 18 ed è un quadro fatto molto molto bene. Qui è bello perché si vede anche il volto di questa venditrice di frutta. Fallo vedere, vedi? Non è accennata, è proprio finito. Cioè questo è un quadro finito e rifinito. Anche le stesse ceste delle arance probabilmente, non so cosa. Qui c'è una cesta di verdura, qui c'è un'altra cesta a terra. La signora di profilo che ha il capo coperto da questo foulard, anche le altre, insomma è un quadro ben definito pur essendo un quadro a tecnica impressionistica. C'è la certificazione, ho capito tesoro, devo vedere se è tremato lo studio, Antichità Santoro di Bologna che aveva questo quadro specializzato in... arredi neoclassici, pendoli, si eseguono stime con periodo del tribunale. Eccolo qua. 24x18, olio su tavola, Ricciardi. Primi anni del XX secolo, siamo intorno al 1904, 5, 7 forse. Firmato col suo regolare certificato di garanzia e autenticità, lo puoi far tuo con pochi, pochi soldini. Basta telefonare al numero che vedi impresso sul tele e schermo e chiedere alla nostra Gabriella la visione gratuita a casa vostra. Ricciardi nasceva a Napoli nel 1864 e morto nel 1935. Frequenta l'Accademia delle Belle Arti di Napoli e espone in giovanissima età, già nel 1879, alla promotrice napoletana, si ripete nell'80 e poi fa altre mostre importanti anche a Torino, a Roma, a Milano. È un artista che è famoso per questi scorci di mercato, ma anche per delle splendide marine, nonché di paesaggi poi. Questo è un ottimo lavoro, davvero un bel quadro.
Io ci penserei ardentemente prima di perderlo, Anche perché vi arrivo a dire che è uno dei quadri che costa meno. Quello che costa meno poi magari lo scoprite voi, quello che costa meno. Questo è davvero molto molto bello, io non lo perderei. ...24x18... Oscar Ricciardi. Io sento il telefono squillare, ma non sento né richieste e né tantomeno conferme. Ma saranno ammiratori di Gabriella oppure saranno persone che vogliono essere, come dire, sostentate da Gabriella, perché Gabriella è anche definita la voce amica. Se uno la mattina non sa che fare, chiama Aurora e dice: Gabriella, parlate una mezz'ora, tre quarti, tanto lei non taglia mai la telefono, ma se continua. Quindi la voce amica. Forse sono tuoi amici che chiamano, perché io non sento. Ma tu già sei tutta completa, impegnata, con prole, Gianfranco, scusami, per un gentile amico dovresti presentare l'opera numero 19 di Domenico Morelli. Una richiesta! Che emozione! Andiamo subito, vieni! Andiamo subito, dai! No, adesso non scherziamo. Allora, qui abbiamo una china su carta di Domenico Morelli, diciamo 30-20, dai. Siamo nel 1880, l'opera è stata visionata da un periodo del Tribunale che ha redatto l'expertise secondo gli articoli di legge 1490-1491 del Codice Civile. Domenico Morelli è stato uno dei più grandi pittori, ecco, tienilo fermo così, bravo, uno dei più grandi pittori in toto dell'Ottocento, una lunga storia, che adesso andiamo anche a estrapolare, anche perché insomma è istruttivo, penso, più che altro spero, più che penso. Lo penso certamente, io spero che sia interessante per qualcuno di voi. Nasceva a Napoli il 7 di luglio del 1823, ivi moriva il 13 agosto del 1901, è stato pittore soprattutto, ma anche un po' politico italiano, senatore del Regno d'Italia nella XVI legislatura. Considerato uno dei più importanti pittori italiani della seconda metà dell'Ottocento. Lui, tra l'altro, era un figlio adottivo, pensate un po', Era adottivo di Francesco Soldiero e Maria Giuseppa Mappa. Nel 48 decise però di cambiare il cognome e aggiunse al suo cognome Morelli, infatti ricordavo tutti come Domenico Morelli, ma Morelli lo scelse lui come cognome. Iniziò a frequentare l'Accademia intorno ai 13 anni, nel 1836, e i suoi primi dipinti furono improntati all'ideale romantico, con numerosi influssi medievali. Nel 1848 aveva 25 anni, vinse un concorso che gli permise di recarsi a studiare a Roma. Lui, come tanti altri, prese parte ai moti carbonari del 48. Nel 1850 visitò Firenze, dove ricevette il primo riconoscimento pubblico per la sua opera, Gli Iconoclasti. Nel 55 partecipò insieme a chi? A Francesca Saverio Altamura e a Serafino De Tivoli. No, l'ho tolto, l'Altamura l'ho tolto, lo teniamo per tempi migliori. All'esposizione universale di Parigi, poi ritornò a Firenze e prese parte ai dibattiti dei macchiaioli sul realismo pittorico, e ciò lo condusse gradualmente ad assumere uno stile meno accademico e maggiormente libero, soprattutto nell'uso del colore, secondo i criteri della pittura napoletana del primo Ottocento. Negli anni 60 era ormai tra i pittori italiani più conosciuti del suo tempo. Fu nominato consulente del Museo Nazionale di Capodimonte e nel 68 ottenne la cattedra di insegnamento all'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Voglio dire che sotto l'insegnamento di Morelli sono passati tutti. Uno dei più famosi, uno di quelli che comprai di più, che è stato allievo di Morelli, chi è? È Attilio Pratella. Nella sua seconda apprendistato come accademia a Napoli, lui studiò a Bologna, Pratella, ma poi si iscrisse anche a Napoli, fu allievo di Domenico Morelli. Michetti, che è stato allievo? Di Palizzi e di Morelli. Cioè, sono passati tutti sotto Domenico Morelli, perché Morelli era il mito
dell'insegnamento, cioè non c'era uno più bravo di lui. Quindi da Caprile a ma tutti, Corcos, chi non ha, tutti sotto di lui. Dal 74 all'83 ebbe anche un periodo orientalista e fu anche un artista che collaborò all'istruzione della Bibbia di Amsterdam nel 1895. Le sue opere sono in tutti i più importanti musei, inutile che vi dica perché qui ci mettiamo un mese, Catania, Napoli, non vi dico tutti i musei, Milano, Roma, Duomo di Amalfi, Varsavia, Napoli, Rovigo, Madrid, L'Avana, c'è anche L'Avana a Cuba, Altamura, Buenos Aires, Novara, Chicago, Trieste, Firenze, Caserta, Genova, Torino, Bari al Palazzo della Provincia, a Washington, National Gallery. Quindi voglio dire, i musei nei quali si trova Domenico Morelli sono tutti. Qui avete una grande occasione, perché comunque è un bel lavoro, e una china su carta le faceva. Lui era molto bravo a fare questi bozzetti, questi studi, si chiamano studi di pittura. Io ve lo offro così come arriva da casa del cliente che me l'ha affidato. C'è questa copertura che è quella sua, poi la facciamo magari sigillare. 450 euro. Non ve l'aspettavate, questo è il quadro meno costoso di tutto il set. Ed è Domenico Morelli, pensa un po'. Noi diamo dei prezzi veramente, veramente, veramente miseri, eh? Ma vogliamo, ragazzi, sono due anziani, ma sono due studi di pittura fatti in una maniera divina. Domenico Morelli, 30-20, alla sua cornice, quella che aveva, è una china su carta davvero di grande qualità. Davvero, 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 davvero di grande qualità. Hai visto? Costa talmente poco che non potete neanche pagarla a rate. 450 euro. Provare per credere. Provare per credere. Trenta-venti, guarda che meraviglia, eh? Vedo che era proprio attesa oggi questa trasmissione, chiamata in tanti, e questo insomma mi conforta sempre molto, eh? Vedere quanti collezionisti aspettano queste dirette, eh? Questa è una nota che a me, come dire, piace e mi conforta molto, anche se, ripeto, ormai dopo tanti anni, eh? Però ho visto questi amici, tutti mi hanno detto, ma non stai ancora in pensione, ancora lavori? Dico sì, dico, sono provato ad andare a chiedere la pensione, mi hanno detto, torna fra un anno e mezzo. E io dico, devo lavorare ancora un anno e mezzo, però poi, non ho capito. Alla big, proprio, ma proprio in una maniera, ma in una maniera proprio. Allora, bene, l'abbiamo visto. No, adesso facciamo un quadro grande, se no facciamo tutti i francobolli. Vediamo quella bella veduta di Casciaro. Vieni, guardate un bel quadro, eh? Questo è un bel quadro, l'altro lui, Casciaro, ha lavorato con Morelli, negli studi di Morelli e di Palizzi, che Casciaro ha avuto la fortuna di avere l'insegnamento migliore per la pittura, perché è stato allievo di Gioacchino Toma e Stanislao Lista all'Accademia di Napoli, e poi ha lavorato negli studi di Domenico Morelli e Filippo Palizzi, quindi lui è stato il massimo. 40x50 è un pastello su cartoncino degli anni 20 che rappresenta una bella marina partenopea, guarda che bella questa ansa. Fermati che si vede da Dio, guarda che bei riflessi. C'è la fotografia d'autentica, poi c'è il nostro certificato di garanzia, firmato in basso a destra, e dietro c'è Lutimbro. Lutimbro perché lui è del Salento, quindi Lutimbro. Diciamo anche nella lingua di appartenenza del pittore. Tesoro, nasce a Ortelle, Lecce, Ortelle e Salento. E quindi c'è il timbro dietro lo studio d'arte. Casciaro nasceva a Ortelle proprio nel 1863, è morto a Napoli nel 1941. Studia a Napoli, come abbiamo detto, con Toma e Lista, e poi lavora negli studi di Morelli e Palizzi. Nel 1887 esordisce alla Provincia Napoletana con 11 pastelli e l'anno successivo, nell'88, con altri 12. Da allora la tecnica che lui ha amato di più rappresentare è stata la tecnica a pastello.
Lui era un grande pastellista, come Dal Bono è stato un grande acquarellista. Lui è stato un grande pastellista, cioè amava dipingere a pastello. Poi è chiaro che ha fatto molti oli e ha fatto anche diversi acquarelli o tecniche miste, perché a quel tempo si dipingeva in tutti i modi. L'importante era dipingere, ma soprattutto l'importante era campare, vivere. Loro hanno vissuto bene perché lui e suo figlio aprirono anche un'importante galleria a Napoli, la Galleria Casciara. Abbiamo avuto qualche opera dei Casciara, della Galleria Casciara. La cornice è il classico cassonetto fiorentino, certamente più giovane del dipinto, 40x50 pastello di Casciaro, da non perdere, davvero di grande, grande qualità. Questo l'altro l'ha visto, fatto vedere Sara Lundi, quindi che è una vera e propria novità, una news. Lo ricordo perché bisogna ricordarlo, che la conferma non è assolutamente impegnativa rispetto ai fini dell'acquisto definitivo del dipinto che scegliete. Non formalizzatevi assolutamente, nel senso nel confermare, l'opera va vista a casa, previo appuntamento telefonico con i nostri incaricati, la guardate, la osservate, se vi piace la comprate, differentemente ci stringiamo la mano e siamo amici come prima. "40x50" Giuseppe Casciaro. Bel quadro, bella opera, bel dipinto, bel lavoro, bella rappresentazione. Tesoro mio, questi sono i dipinti che dovrebbero trovare una semplice, facile e rapida conferma. Non ci sono difficoltà. La veduta è bella, è vista dall'alto, c'è prospettiva, c'è profondità. Due. Scorcio chioggiotto o di chioggia, come vuoi, 35x44, olio su tavola, secondo decennio del XX secolo. Eugenio Bonivento è l'artista. Sei.
Giovanni Pisano, ole su tavola 33,5 per 65 anni 30. Un bellissimo lavoro. Un bellissimo lavoro. Scena di caccia. Ah, che favola. Che mettendolo magari neanche, wow, sai, e non si sa mai, tesoro, bisogna, e pensiamole un po' tutte, che il fatto è molto strano, un quadro, e questo è bello perché vedete il fedele cane come segue il suo amico che, io dico almeno, io per me dico, purtroppo va a caccia, io sono contrario a caccia perché sono pro animali, quindi è veramente un bel quadro questo di Giovanni Pisano, che è un pittore di origine sarda. Non sono molti pittori sardi, eh? Un bel quadro questo, eh? Anche gli uccelli che volano, vedi? Bene, andiamo a vedere. Vediamo un quadro importante. Il numero 18. Qui abbiamo un importantissimo lavoro di Attilio Pratella. Questo è il soggetto che nell'immaginario di tutte le persone che amano un po' la pittura antica dell'Ottocento pensano di Pratella, ovvero sia la marina. Certamente Pratella ha realizzato molti paesaggi marini, ma non solo, perché Pratella era molto bravo a realizzare anche scene all'interno della città di Napoli o paesaggi della campagna napoletana, il vecchio Vomero per esempio. Quindi era un pittore che aveva molte soggettistiche. Questa è una tavoletta proprio di quelle sue classiche, perché misura 23 cm per 38 e potremmo definirla anche della fine del XIX secolo, ma diciamo primi Novecento. Ma per primi Novecento intendo veramente proprio i primi anni. Tipo al 5 non ci arriva questa tavoletta, questa è proprio nei primi 3-4 anni del Novecento. Quindi abbiamo ancora un timbro di pittura molto, molto ricercato, veemente, forte. È certamente un villaggio, un presidio di pescatori o comunque abitanti dell'isola che pescano, infatti ci sono dei pescatori sulla sinistra che riposano, ci sono delle nasse da pesca, e più avanti ci sono delle case proprio sul mare. Quella, la montagna che si vede sono la classica costa a picco sul mare dell'isola di Capri. È un classico lavoro proprio di Pratella di altissimo livello qualitativo. L'opera è firmata, è stata esaminata da un periodo del tribunale, dopo attento esame ha posto il timbro e la firma sull'espertise dichiarandolo assolutamente autentico secondo gli articoli di legge 1490-1491 del Codice Civile. Quindi ci apprestiamo a ricordare che Attilio Pratella è un artista che nasceva in Romagna, a Lugo, nel 1856, è vissuto tanti anni perché è morto a 93 anni, a Napoli nel 1949. Da giovane frequenta l'Accademia delle Belle Arti a Bologna, vince la borsa di studio e poi decide di dirigersi a Napoli, perché Napoli era il centro dell'arte, lo è stato per tutto, per oltre 50-60 anni dell'Ottocento, la città più conclamata per l'arte era proprio Napoli, senza nulla togliere a Milano o a Roma, eh. Però a Napoli arrivavano tutti gli stranieri, arrivavano gli inglesi, arrivavano i francesi, arrivavano gli scozzesi, quanti ne possiamo citare, i tedeschi, gli austriaci, tutti artisti della Mitteleuropa che gravitavano nella ridente città del Golfo di Napoli, a Napoli proprio. E quindi lui scelse Napoli e frequentò l'Accademia e fu allievo proprio di Domenico Morelli, che abbiamo visto poc'anzi, e Filippo Palizzi, i due rappresentanti top dell'Ottocento. Dal 1880 finì il corso accademico, esercitò una carriera che durò 70 anni, è stato un artista longevo, è stato un artista che ha dipinto
possiamo dire, fino agli ultimi anni di vita. Molti lo ricordano, ci sono gli iscritti che ricordano che durante la Seconda Guerra, quando gli americani entrarono a Napoli, era il 43, lui era molto in là con gli anni perché è morto a 93, nel 49 è morto, nel 43 aveva 87 anni, faceva degli schizzi delle marine veloci sulle scatole, sul coperchio delle scatole dei cioccolatini, delle cioccolate che gli davano, che tiravano gli americani dalle jeep, dai carri, insomma, quando entrarono a Napoli. E quindi in America di queste tavolette ce n'è a centinaia, che ne ha fatte tantissime, perché aveva un sostentamento di livello, come dire, alimentare. Scambiava un po', c'era un po' il baratto, ti do il quadro e tu mi dai da mangiare. La tavola è in perfetto stato di conservazione, un'opera tra l'altro molto molto bella. Questi sono lavori che fino a una dozzina d'anni fa, questo era un quadro che si pagava 25.000 euro, 20.000, molto spesso le aste lo battevano a 20, a 22, con i diritti d'asta che all'euro non erano il 25% o il 30% come oggi, arrivavano intorno ai 22-25.000 euro. Oggi il mondo è cambiato, è cambiato il mondo, è cambiato tutto purtroppo. Io non voglio essere pessimista, ma dico che era meglio prima. Forse era meglio quando proprio Pratella si pagava 25.000 euro. Fallo vedere. Perché oggi purtroppo si tende a pensare che tutto non vale nulla. Invece non è vero, perché questo, ecco, fermati. Questo è un quadro che sarà tale sempre. Oggi, domani, fra 100 anni, sarà sempre Pratella. Sarà sempre, sempre Attilio Pratella. Ed è un artista vero, un artista reale, un artista veramente che ha scritto pagine di storia. Questo è un quadro ancora oggi in Italia, ma soprattutto all'estero, perché l'estero la pensano in modo diverso che gli italiani, sono più attenti all'arte. È un quadro che non si paga più 25.000 euro, ma i 12, i 15 si paga, i 13, i 14. Ma guarda per esempio queste due nasse, i pescatori che sono seduti a terra, queste rocce, queste case, le barche, cioè è un qualcosa di particolare, una pittura verista, è una pittura reale, realistica, di un livello qualitativo veramente elevato. Cioè questo è un Pratella che a me fa innamorare, questo è un Pratella che io consiglierei al più attento dei nostri collezionisti. Poi di tutti i quadri, c'è quadro e quadro, non sono tutti uguali. C'è Pratella e Pratella, c'è i Rolli Rolli, c'è, che ne so, Picasso e Picasso, voglio dire, no? Questo è un Pratella particolarmente bello, di un periodo storico molto efficace, che è il Novecento, l'inizio del Novecento. Io mi permetto, se c'è, non credo, il collezionista, ma se ci fosse, di soffermarsi su questo eclatante, importante lavoro. Undici, Massimo Lomi. È un meraviglioso lavoro di Massimo Lomi, di 45 centimetri per 75. Il titolo dell'opera, Libecciata e archiviato, e in più è pubblicato sul catalogo che vi regaleremo dell'ultima mostra che è stata fatta a Forte dei Marmi dal 15 dicembre all'11 febbraio, Villa Bertelli a Forte dei Marmi, pittura come emozione,
Giovanni e Massimo Lomi. Questa è l'opera pubblicata, libecciata, è una tempera su tavola. Ricordo che Massimo nasce a Livorno nel 1953, dove vive opera, e ci ha lasciato, era stato ospite nostro domenica scorsa, ci ha lasciato in affidamento per una settimana, 10 giorni, ancora dei suoi lavori. Lui usa vecchi supporti come sportelli, porte, materiali di recupero, ma non per risparmiarle a tavolo la tela, perché lui piace usare il legno vecchio, perché la tempera sul legno è quella che viene meglio. E qui ha realizzato proprio una splendida mareggiata con, vedi che ancora c'è un cardine qui di una porta, perché lascia anche queste rughe d'espressione, queste testimonianze che segnano un tempo. Libeciata, 45x75, tempera sul legno, archiviato, esposto alla mostra. La mostra non erano in vendita, però vi dico già che a noi di Aurora ha fatto un prezzo speciale. Questo è un quadro che lui vende intorno agli 850 euro, 900 euro, voi lo potete acquistare per soltanto 550 euro. 550 euro Massimo Lomi, tempera su tavola 45x75, libecciata è il titolo dell'opera. Per lui il supporto, cioè anche il supporto è dipinto, che io credo che 45x75 è l'intera tavola. Ora misuriamo, credo di interpretare giusto. Aurora, buonasera, sono l'ingegnere. Vedemus. Allora, scusate le spalle. Ho azzeccato. 45x75. 45x75 è tutto. Che lui considera tutto, non considera solo la parte dipinta. È lui che decide, io non... Ma è restauro, C'ho del tempo. Credo che comunque sia per l'opera che ha richiesto lei. Bello questo, eh? 550 euro. 550 euro finale. Signori, bel pezzo questo, 550. No, direi è un po' come Carpignano, è sempre la pittura romantica, sempre la pittura italiana, che la libecciata può essere su qualsiasi molo d'Italia, questo è un molo, e c'è la libecciata, la bandierina col vento, però tradotto un po' in chiave più moderna, però sempre rispettando gli antichi canoni di una pittura che era, aveva le radici nella pittura macchiaiola toscana, di cui suo nonno Massimo è stato fautore della pittura post-macchiaiola. Io non lo perderei questo lavoro, mi sembra molto bello, La Venezia, sì, la vediamo, come no, di Pellegrini, mazza, questo è bello. Pellegrini, scherzi? Vieni, andiamola a vedere. Ma io sono rimasto sorpreso veramente. Non vi dico che ho dovuto battagliare molto sull'apprezzo, Però io credo di averlo preso ad una cifra miracolosa. È una tela di Riccardo Pellegrini, datata 1893, non le trovi dell'Ottocento. Che lui poi, nell'Ottocento, poi è stato anche a Napoli, ha lavorato vicino a Domenico Morelli. Questo è il periodo forse che lui era a Venezia, perché questa è senza ombra di dubbio la Laguna Veneta. Questi pali d'attracco, il lampione tipico di Venezia, queste vele triangolari tipiche di Venezia. Riccardo Pellegrini, 1893, 35x60, olio su tela, la cornice è la sua, originale, certificato ed expertizzato. Riccardo Pellegrini nasceva a Milano l'11 marzo del 1863, è morto in provincia di Milano, a Crescenzago,
il 31 marzo del 34 studiò all'Accademia delle Belle Arti, ma che bel quadro questo, di Brera. Poi viaggiò attraverso l'Italia, fu a contatto con i pittori scapigliati milanesi, fece le mostre, le Biennali di Brera, fece le mostre alla Permanente e poi viaggiò a Roma e a Napoli. A Napoli affiancò Domenico Morelli. Nei primi anni del Novecento viaggiò in Spagna, in Inghilterra e in Francia per approfondire le sue condizioni artistiche e nel 1912 a Londra vinse il concorso alla Casa Müller per le istruzioni del Gil Blas. Poi gli vennero commissionate le illustrazioni per il Don Chisciotte e le principali riviste d'Europa lo ebbero come collaboratore. Le sue opere sono molto spesso all'estero, perché, nei musei dell'estero, perché un suo lavoro si trova al Museo di Berlino, un altro al Museo di Stoccarda, un altro alla Galleria Goupil di Parigi, un altro al museo, c'è una sala dedicata al Museo di Glasgow a Pellegrini. Molte le mostre, anche a Napoli, ci mancherebbe, a Roma, Milano, Torino e Venezia Biennale. Questo è un bel lavoro, questo è proprio dedicato alla città di Venezia. Questo fa invidia un, brava, brava, brava Gabriella, fa invidia a un Guglielmo Ciardi. Ragazzi, questa è un'opera davvero fantastica. 35-60, chiedo scusa, olio su tela, prima tela, stato di conservazione immacolato. Guardatelo perché è un'assoluta news. Io sto zitto, non vi dico nulla. Sognatelo, non costa un miliardo, è un quadro acciuffabilissimo. Se avete un attimino di entusiasmo, un attimino di voglia, cosa che mi sembra oggi abbastanza difettosa, nel senso che difettate di, oggi di intraprendenza, e se, non ci, se ci, aveste un attimino di intraprendenza, secondo me questo è un quadro che non dovreste perdere per nessun motivo. Non dovreste perdere mai, 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 mai. Certo, 35 te l'ho anche dato. Ragazzi, è un'opera grande di Pellegrini, eh? Vi ho dato le 15-12, quelle piccoline sono andate via subito. Questo è un quadro serio, un quadro importante, eh? Bellissimo, Riccardo Pellegrini. Giuseppe, figurati. Aspetta che diamo una mescolata. Guarda che meraviglia. Ha fatto il suo anche oggi, dai. Riccardo Pellegrini, 35x60, olio su tela. Chissà perché poi, eh? Chissà. Eh? Chissà perché. Questa è davvero un'opera straordinaria, un'opera straordinaria di Riccardo Pellegrini. Questo è un quadro serio, 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 serio. Davvero di una qualità artistico-pittorica superiore. Eh? Venezia, Venezia. No, allora ripeto, quello attorno non è velluto, eh? Chiaramente in televisione si vede quasi verde, sembra un velluto verde. È oro satinato, perché il bordo poi è oro lucido, qui è oro lucido, qui invece è oro satinato. Col tempo si è depositata la polvere e si è scurito. La cornice che ha 131 anni, 131 anni a sta tela, datato, 131 anni a questa tela e questa cornice. Perché è proprio la sua incastro, quindi è nato così il quadro. Questo è un quadro importantissimo, davvero di grande qualità, davvero di grande, grande bellezza. Valutalo come sai di poterlo valutare, perché è davvero un'opera entusiasmante. Gianfranco, scusami, poi per un gentile signore dovresti presentare l'opera di Salvatore Fergola al numero 22. La passeggiata quella, tesoro, fai conto che già possiamo preparare l'imballo. Eh?
Allora, dovremmo poi rivedere anche la numero 11 di Lomi. Lomi, lo vediamo certamente. Lomi Massimo, la libeciata, 45 per 75 a 550 euro. E il quadro insieme al Domenico Morelli è quello che costa meno. Sono due in tutto, poi gli altri è chiaro che hanno prezzi diversi, ci mancherebbe. Questo è il nostro caro amico, lui lo vende intorno ai 900, lo diamo a 550. Ha fatto un prezzo speciale, pubblicato anche sull'ultima mostra che ha fatto a Forte dei Mademarmi. Allora, tempera su tavola. Certo, la cerniera è parte integrante del quadro. Massimo, guai a toglierla. Se l'ha deciso di lasciarla così è perché aveva uno scopo. È confermata l'opera. Grazie, questo è un gran bel pezzo, eh? Eccolo qua. Allora, e Venezia? E che famo con Venezia? No, non ci credo, dai. Ma non ci credo, una Venezia così bella di Riccardo Pellegrini. Per favore non deludetemi, eh? Vi prego, di non deludermi su questo lavoro di Riccardo Pellegrini. Lo trovo incantevole. È un olio su tela datato 1893 di Riccardo Pellegrini, 35x60. Ancora barche, ma dal Golfo di Venezia, dalla Laguna Veneta, anzi nel Golfo, al Golfo di Napoli. Salvatore, eh? Un po' un Salvatore in tutto e per tutto. Tela datata 1869, 5 anni prima della sua dipartita, perché lui morì nel 1874, nasceva a Napoli nel 1799, è morto a 75 anni nel 74. È una tela di 51 cm per 76,5. L'opera è firmata, è datata, in più è stata guardata in tutte le sue parti da un perito del tribunale che, dopo averla esaminata in tutte le sue parti, ha posto il timbro col numero del tribunale e l'ha firmato autentica. Quindi è periziata, è un'opera giusta, un'opera reale. Fergola era figlio di Luigi Fergola, che era pittore a sua volta. Iniziò a dipingere col babbo, con Luigi Fergola. Poi incontrò a Napoli, ho detto, era un porto di mare, era un luogo di ritrovo della grande arte europea, incontrò Jacob Philippe Ackert, pittore di stampo accademico, che insegnò al giovane Salvatore l'uso della camera ottica per realizzare in modo migliore il disegno sulla superficie che desiderava dipingere. I contorni e i disegni li riusciva a fissare con questa camera ottica. Lui poi si impiegò all'ufficio topografico di Napoli e iniziò a dipingere per i Borboni. Intorno al 1820-21 entrò a far parte dell'atelier al quartiere Caia di Anton Schmink von Pitelot, che raccolse a Napoli i giovani più promettenti. Smargiassi era già con Pitelot perché era ricco e pagava le lezioni a Pitelot per imparare a dipingere. Poi arrivò Fergola, Giacinto Gigante e Achille Vianelli. Oggi ne abbiamo 3 su 4 di questi artisti. Pensate come ho scelto male un po' nel mazzo, perché la prima ora è stata una prima ora di grande quiete, eppure ho messo in fila Fergola, Smargiassi e Vianelli. Prezzi sempre molto, molto, molto piccoli. Ma ora occupiamoci di Smargiassi. Quindi lui è stato allievo di Anton Schmink von Pitelot e ha fatto parte integrante alla prima scuola di Posillipo. È comunque diventato, anche se non dopo la morte di Pitelot, è diventato insegnante all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, come lo è diventato anche Giacinto Gigante, Théodore Duclair, e anche lo stesso Vianelli ha insegnato a Benevento. Io la chiamo generazione di fenomeni, la generazione dei posillipisti, perché non ce n'era uno scarso, non ce n'era uno scadente, erano tutti
interpreti di una pittura strepitosa. Questo è il Golfo di Napoli, visto non sempre dalla solita inquadratura, nel senso che solitamente il Vesuvio lo vediamo centrale, perché l'immagine è presa da quest'altra parte. Il Vesuvio è decentrato e abbiamo l'altra parte di Napoli con Forte Sant'Elmo, e questa è la zona della Marinella solitamente, o giù di lì, insomma. Poi se mi cambi l'inquadratura, poi io Napoli la conosco bene, ma i napoletani ne sanno più di me, ovviamente. Quindi un artista importantissimo, ha dipinto molto per i Borboni, insomma un artista fondamentale per l'Ottocento. Non è facile trovare un Fergola di questa dimensione, oltre 50-70, quando si parla di un olio, perché di olio si tratta, autentico, vero, reale. Guarda questi pescatori nel Golfo, si vedono i galleggianti della rete, qui c'è un'altra imbarcazione, altre imbarcazioni, tutta Napoli. Cioè, c'è una descrittiva pittorica notevolissima su questo lavoro. Io, andando a cercare, a guardare nei siti d'asta, perché qualcuno si chiede, ma quanto costa, quanto vale? Quanto vale dovreste sapere voi. Io, per dare un giudizio, per dire a Mario Rossi o a Giovanni Bianchi, perché i quadri non sono nostri, ci vengono affidati, io vado a vedere le aggiudicazioni d'asta. Guardo il quadro e poi dico, io per questo quadro a Giovanni Rossi io lo posso prendere in affidamento a tot. Poi bisogna vedere se il committente è d'accordo a darcelo in affidamento. Chiaro che c'è sempre una battaglia di cifre oscillanti. Poi molto spesso si trova la quadra, perché poi o cede chi affida, o io comunque cerco di accontentare, perché alle volte prendo anche a cifre più alte, perché pur di avere il quadro, perché avere un Fergola come questo non è facile. Questo secondo me l'abbiamo preso ad una cifra magica, perché guardate un po' qua, un altro lavoro sempre di Salvatore Fergola, nato nel 799, morto nel 74, e non è Napoli col Vesuvio in eruzione. Ecco il Vesuvio quando è centrale, dalla parte opposta a quella che stiamo vedendo, dalla parte opposta. Era stimato 30-35 mila euro. Era un olio su tela di 58x70. Le nostre dimensioni, il nostro è 51-76, quindi se facciamo la superficie è la stessa, grosso modo. È stato battuto in un'asta a Napoli il 26 novembre del 2016, addirittura 8 anni fa. Ho guardato, non ci sono altri risultati di misure così grandi recenti. Questo è un quadro che, se oggi lo compri a 15.000 hai già fatto un affare. Lo compri a 14, a 16, a 13, vedi te, ma ripeto, sono pittori che hanno scritto pagine di storia, i posillipisti, il mondo ci li invidia. Quando un quadro di questi va alla Sotheby's, alla Christie's, alla Dorotheum, le grandi case d'asta attrezzate per fare grandi aste di 800, qui sono quadri che fanno cifre da capogiro. Questo è un lavoro che noi abbiamo preso in affidamento ad una cifra ridicola. Oggi c'è un bonus, perché la proprietà ha urgenza di monetizzare. Non è mai successo su un Salvatore Fergola. Non è mai successo su un lavoro così grande e così importante di Salvatore Fergola. Oggi, se avete voglia, fate l'affare della vita. 51x76,5 olio su tela, periziato, certificato, tutto regolare, ad una cifra che non compreresti neanche un 40x50. Grande lavoro di Salvatore Fergola. Oh. Fantastico, fantastico davvero. 51,76,5. Stupendo, stupendo davvero, eh? Stupendo veramente, caro mio.
Questi sono i grandi lavori, queste sono le grandi magie, questi sono i grandi dipinti, queste sono le opere che dovreste prendere. Salvatore Fergola è Salvatore Fergola, non chiacchiere, eh? Poi è chiaro che... Questa è un'opera strepitosa. Poi ci sono sempre marine, non in questa trasmissione, che potete pagare di questa dimensione 500-600 euro, eh? Ma non Fergola, eh? Non sapeva cos'era, eh? Ah, meno male, no, perché è importante sapere anche se dall'altra parte si conosce l'artista, perché l'Ottocento è un mistero glorioso, nel senso che non tutti conoscono questa tipologia di pittura perché non la vedi in televisione. Purtroppo chi si avvicina alla televendita sente le varie campane delle varie televendite. Allora, per non sbagliarsi, le guardi tutte. Questi non li vedi mai, perché Fergola ce l'ha solo Aurora Arte. Chi ha Fergola? Fergola è difficile. Smargiassi chi ce l'ha? Aurora Arte. Achille Vianelli chi ce l'ha? Aurora Arte. E non voglio dire noi, però sicuramente oggi, ormai, per quanto concerne la pittura dell'Ottocento, Aurora riesce a trovare più quadri, forse che è un'asta importante, a prezzi che, ripeto, se conosci il mercato, se conosci la firma, se conosci i veri valori in campo, ti devi arrendere e dire questi fanno miracoli. Questo è un miracolo economico, in questo stato di conservazione, un quadro datato, certificato, espertizzato, 1869, a 31 più 24, a 155 anni, ragazzi miei, averlo a questo valore economico credo sia un'occasione non da tutti. Bene. Otto. Straordinario lavoro di Nicolas De Corsi. È uno scorcio di Napoli e vediamo proprio Forte Sant'Elmo, la collina del Vomero. E un olio su tela applicato a cartone 21,5 per 28,5. Anche questo è periziato da un periodo del tribunale che ne assevera la sua corretta autenticità. È un'opera dell'inizio della pittura di De Corsi, siamo intorno al 1910-1915. Nicolas De Corsi nasceva a Odessa nel 1882, morto a Napoli nel 1956. Rimane orfano un anno e questo contribuisce a fargli trascorrere un'infanzia molto difficile senza una guida paterna. A 18 anni, per una vacanza, arriva prima a Napoli e poi a Roma, e a Roma conosce Carlo Siviero, che capisce che il giovane De Corsi ha grande talento pittorico e lo presenta ad Antonio Mancini, che era il massimo della pittura dell'Ottocento a Roma in quegli anni. Antonio Mancini fa da insegnante e anche da istitutore, perché non aveva avuto una guida paterna. Il giovane De Corsi si fa ben volere, ben presto, e ben presto si fa conoscere perché viene invitato alle Biennali Veneziane, ai Saloni d'Autunno di Parigi, alla Mostra di Roma, alla Mostra Nazionale di Roma del 1911, e alle promotrici napoletane e promotrici Salvatore Rosa. Quindi un artista molto, molto ammirato. Questo è il lavoro del suo primo periodo, firmato, certificato, espertizzato. Il prezzo mi sembra minimale,
anche come misura si può collocare facilmente. Lui era Nicolas De Corsi, 21,5 per 28,5. No, questo è davvero molto molto carino, particolare devo dire come De Corsi, anche perché solitamente De Corsi ci propone scorci marini, questo invece è un angolo di Napoli anche un po' diverso, eh? Un po' diverso. Facciamo vedere un'opera di un altro posillipista, l'opera numero 14. Il periodo è il medesimo, grosso modo, del Fergola, perché siamo negli anni 60 dell'Ottocento. Questo è uno scorcio di Vico Equense, dal quale si vede anche il Vesuvio sullo sfondo. Vincenzo Franceschini, è un olio su tela 45x65, anche questo è periziato, certificato, conservato in una maniera divina. Nasceva a Cassandrino, in provincia di Napoli, nel 1812, è morto a Napoli nel 1884, quindi è stato un pittore del solo XIX secolo. Fu uno dei più entusiasti e sinceri rappresentanti della prima scuola di Posillipo, caratterizzato dall'interesse per la natura e per la luce, e ha ottenuto grande successo grazie anche all'accuratezza della forma in cui realizzava le sue opere, i suoi paesaggi campestri e marini. Fu allievo di Antos Minck von Pittelot alla prima scuola di Posillipo intorno agli anni, fine anni 20, inizio anni 30, è un artista che ha avuto una produzione sempre molto, molto misurata, nel senso che ha dipinto molto poco. Le sue opere si trovano in diversi musei, fra cui anche il museo di Capodimonte. Io ho estratto questa foto da internet per farvi vedere un lavoro che si trova al museo di Capodimonte. Ha fatto le mostre a Palazzo Reale, mostre borboniche, questo è il quadro che sta a Capodimonte. Bellissimo paesaggio con questo ponte, forse proprio vicino a Cava dei Tirreni potrebbe essere. Loro spesso realizzavano la zona di Cava. Questa è un'opera, anche qui abbiamo un ponte con un personaggio, con una casa un po' diroccata. Questo santuario che c'è ancora a Vico Equense. Quindi un'opera davvero di grande luce, di grande luminosità ed è conservata in una maniera davvero incredibile. Vincenzo Franceschini, calcolate che in 7 anni di trasmissioni è il secondo dipinto, il terzo dipinto che abbiamo di Vincenzo Franceschini, quindi sono praticamente introvabili. Questo è senza ombra di dubbio il più grande e devo dire anche il più bello. C'è una cornice a guantiera tutta intagliata che è la sua originale, che fa da perfetto abito a questo incredibile dipinto. Questo è un quadro
che possiamo valutare come il Fergola, un quadro da 10-12 mila euro, non meno, perché è una grande dimensione, in perfetto stato di conservazione, è un artista che ha fatto certamente parte dell'opera posilipista, meno chiacchierato, meno conosciuto di Fergola, di Smargiassi, di Gigante, di Vianelli, sicuramente, ma era anche lui lì, come lo era Pasquale Mattei, come lo era Seritelli, come lo era Carrillo, o Raffaele Carelli. La scuola di Posilipo era ampia, poi è chiaro che ricordiamo sempre i soliti 4-6, però devo dire che questo è davvero un gran quadro. Il prezzo mi sembra un miracolo economico che però vedo fa un attimino di difficoltà. Tesoro mio, succede. Questo è veramente un bel quadro, eh? Un grande lavoro di Vincenzo Franceschini, pittore che non tutti penso conoscano perché è un artista raro, molto raro da trovarsi, però è annoverato nei posilipisti, perché poi il carattere e lo stile è quello dei posilipisti, eh? Bello, davvero bello. Bene, siamo a metà della diretta, fra un'ora e mezza è finita, quindi direi di riepilogare il set di oggi. Sì, assolutamente, assolutamente. Anche perché, no, assolutamente no, non c'è questa evenienza. Tu hai paventato un'evenienza impossibile, eh? No, parlavo con il nostro Mino. Andiamo a vedere l'opera, rifacciamo la carrellata generale. Siamo a metà del viaggio. Certo. Grazie. E quindi rileggiamo tutto. Il set. Misure e artisti, laddove doveste vedere qualcosa che vi piace potete chiamare il numero che c'è sul teleschermo e dire gentilmente mi presenta il numero 7 21 14 11, ok? Beh, andiamo a leggere il set, sono 30 dipinti diversi, di 30 artisti diversi. Questo è Fausto Pratella, figlio di Attilio, è una tavola del primo quarto del XX secolo, misura 60 cm per 40, è una vallata. Al numero 2 abbiamo Eugenio Bonivento,
Chioggia di notte con la neve, 35x44, olio su tavola, secondo decennio del XX secolo. Cornice coeva con la sua targhettina. Al numero 3 abbiamo Giuseppe De Sanctis, 21x25 olio, primissimi anni del XX secolo, Parigi. Al numero 4 troviamo Edoardo Dal Bono. Edoardo Dal Bono, barche nel Golfo di Napoli, fine del XIX secolo, olio 30x20. Al numero 5, Raimondo Scoppa, è una tavoletta degli anni 70-90 dell'Ottocento, di 22 cm x44, olio, pittore affine alla prima scuola di Posillipo. Al numero 6 abbiamo questo splendido paesaggio innevato, un cacciatore al centro col suo cane, è Giovanni Pisano, è un olio su tavola 33,5x65 degli anni 30 del Novecento. Al numero 7 abbiamo Lorenzo Ginius, è un olio su tela 36x53 della fine dell'Ottocento, è un paesaggio marino. Al numero 8 abbiamo Nicolas De Corsi, olio su tela applicata a cartone 21,5x28,5, è un olio, quello dovrebbe essere il municipio di Napoli, sai? Sì, è Castel Forte Sant'È, è il municipio, è Piazza Municipio questa, vista al contrario, sì, che non vedi il mare. Questa è Piazza, mentre Piazza Municipio di Brancaccio vede il mare e il maschio, qui vedi il municipio e Forte Sant'Elmo. Questo è il municipio di Napoli. Questa è un'immagine rara che poi, come ho detto, oggi è tutto complicato, oggi forse sono andati al mare, c'è una giornata da mare, forse no. Ripeto, ormai ho smesso di pensare a quello che pensano le persone a casa. Io vengo qui, cerco di assolvere il mio compito. Ma non sicuramente siamo, credo ci siano tre spettatori in tutta Italia oggi, per cui noi tre, un altro, altri due che guardano, tre o quattro persone, quindi, ma va bene così, io alla fine poi non è un problema. Quindi questa è Piazza Municipio, quello del municipio di Napoli. Poi al numero 9 è Oscar Ricciardi, 24x18, olio su tavola, primi anni del Novecento. Al numero 10 abbiamo Angelo Tommasi, pastello su carta, cartoncino, 38x30, primi anni del XX secolo. Questo ha partecipato alla 52esima mostra del gruppo Labronico nel 2000-2001. C'è ancora il cartellino dietro. Al numero 12 abbiamo Pasquale Vallone di Salerno. A che ora c'è l'insalata? Non ho capito. Che ne so, alle 15, credo. 61, ti vedo agitato. Guarda, poi come stanno non c'è fretta, guarda. No, sto acceso. Proprio praticamente sono tutti al mare a fare il bagno. Pasquale Vallone di Salerno, pittore che ha fatto parte anche dei pittori costaioli. È una tela di 70x50 degli anni, fino agli anni 20, inizio anni 30, una ragazza in posa. Al numero 13 mi aspettavo un'attenzione diversa su questo splendido lavoro di Ezzelino Briante. Questo è stato un grande pittore del Novecento, figlio della pittura dell'Ottocento. Questo è Capriporto, in una misura grande, 70-100, con una illuminante cornice, una bella cornice, eh?
restaurate e dorate in foglia oro. Siamo negli anni 40 del Novecento, prima metà del Novecento. Al numero 14 rivediamo il Vincenzo Franceschini che abbiamo presentato prima della carrellata. È una tela di 45x65 degli anni 60 dell'Ottocento. Venerdì. Domani è giovedì. Domani è giovedì 21. Quello che cerchi tu è venerdì 22. Al numero 15 abbiamo Francesco Mancini, di grande qualità, degli anni 60. Questo carro trainato da cavalli che corrono su questo sterrato della campagna napoletana degli anni 60 dell'Ottocento. 35,5x70, olio su tela, numero 16. Alceste Campriani, 45,5x58, ultimo decennio dell'Ottocento, la filatrice. Al numero 17, Riccardo Pellegrini. Questo è stato il campanello d'allarme del pomeriggio. Se non c'è attenzione, se non c'è interesse su un'opera di questa qualità, di questo livello, certamente è complicato parlare di pittura. Questo è il golfo di Venezia, è la Laguna Veneta, datato 1893, 35x60, olio su tela, cornice coeva, certificato e espertizzato. Un quadro rarissimo di Pellegrini, perché di Pellegrini siamo abituati a vedere le scene con personaggi un po' spagnoleggianti, perché è stato per tanti anni in Spagna, quelle ne vediamo spesso. Opere come queste non le vediamo, io non ho mai vista una Venezia di Pellegrini. Al numero 18 c'è un classico, Attilio Pratella, Capri, primissimi anni del Novecento, 23x38, olio su tavola. Al 19 non vi ha neanche interessato una china di Morelli, Domenico Morelli, 30x20 degli anni 80 dell'Ottocento, ha veramente due soldi. Al numero 20 Nicola Palizzi, 24x36 olio su tela, anni 60 dell'Ottocento. Ne dico una, non vi dovesse piacere Nicola, c'è Giuseppe, la scena di caccia, quella c'è ancora. Quindi voglio dire, le scelte ci sono, ci vuole l'attitudine, ci vuole la voglia, ci vuole l'entusiasmo, quello che a voi completamente manca. Al 21 Gabriele Smargiassi, entroterra di Cava dei Tirreni, scena agreste, 29x40, siamo intorno agli anni 60 dell'Ottocento, terzo quarto XIX secolo. Certificato espertizzato. Al numero 22 Salvatore Fergola, 51x76,5 olio su tela, e il Golfo di Napoli, stupendo, ottimo lo stato di conservazione, datato 1869. Al numero 23, Achille Vianelli, è un acquarello su carta, 1850 ad essere severi l'epoca, 23x39, paesaggio marino visto dall'alto, questo anche è un film che non ci sia interesse, eh? Eh sì, perché poi parliamoci chiaro, no? Io sono qui, no? E guardo quello che io stamattina ho scelto da proporvi. Io potrei farvi una domanda: qual è il quadro che a voi può interessare? Perché qui ci sono tutti in che senso? Tutti non ci sono, perché sarebbe impossibile. Non è che nell'Ottocento ci sono stati 30 artisti, ce ne sono stati forse 5.000, quindi averli tutti sarebbe impossibile. Però quelli che contano ci sono. C'è il primo Ottocento con la scuola di Posillipo,
C'è il secondo 800 con Brancaccio, Pratella, Campriani, Mangini, Pellegrini, Genius, Casciaro, Gioli. E allora uno dice, che vi devo far vedere? Che volete? È una domanda che può nascere spontanea, giusto? Perché qui ci sono tutti. Allora, che questa sia una diretta o una replica, e una replica non è, dobbiamo iniziare a pensare anche a mandare repliche, perché tanto la diretta non ha senso, giusto? Signori, io è 1:42 che parlo, avete confermato un dipinto di Massimo Lomi, che a me fa piacere perché è un amico. Però voglio dire, è utile che io venga a far diretta? Andiamo alla replica, mi riposo, io ho bisogno di riposo. Io lavoro con entusiasmo quando mi date gioie, giusto? Perché non sentire interesse per Vianelli, non sentire interesse per Smargiassi, Palizzi, Pratella, Pellegrini, Franceschini, Mancini, Campriani, Briante, ci sono tutti. Andiamo a vedere i rolli. I rolli, 28,5 per 24, acquarello su carta. Guarda che questo è un quadro eccezionale. Questo è il primo che presentiamo. Andiamo avanti, al 25 abbiamo Giovanni Lomi e le galline, il pollaio, vedi? Dedicato a sua moglie nel 1926, c'è una dedica. È un olio 22,5 per 31, archiviato. Al 26 abbiamo Giuseppe Casciaro, 40 per 50 pastello su cartoncino, primo quarto del XX secolo, paesaggio marino. Al 27 abbiamo di nuovo Piazza Municipio a Napoli, ma stavolta vista dal porto. Quindi c'è il faro, c'è il maschio angioino sulla destra e c'è una bella carrozza di cavalli al centro. 49 per 64,5 olio su tela. Al ultimo decennio 800, al numero 28 Carlo Costantino Tagliabue. Notturno a Santa Margherita Ligure, 50 per 70 su tela, certificato ed espertizzato, pittore divisionista. Al numero 29, Francesco Gioli, la grande toscana, pittore che ha seguito fedelmente gli insegnamenti dei macchiaioli toscani. 37,5 per 61,5, firmato, certificato ed espertizzato, ultimo decennio 800 al prezzo folle. Al 30 abbiamo Cesare Bentivoglio, 57 per 90 lo su tela, anche questo special price, fine 8, primo decennio del XX secolo. Bene, andiamo a vedere l'opera di Vincenzo Irolli, l'acquarello su carta, meraviglioso. Ecco, io, perché ripeto, se non sei di legno, e io non sono di legno, ti fai delle domande. E guardi il quadro, guardo questo Irolli, ci sono 100 persone, ipoteticamente 100 persone in questa piazza, c'è un arco, ci sono dei negozi, cioè c'è un'espressione pittorica. Vieni, esiste un'espressione pittorica o no? Giusto? Qui esprime un qualcosa i Rolli attraverso la sua arte. È un acquarello di 28 cm,5 per 24, realizzato intorno al 1920. Firmato, certificato, espertizzato. Eccolo qua. I Rolli. Ok? Questo è un bel quadro. E per le corde pittoriche di Rolli costa 2 soldi. Credetemi, siamo riusciti ad averlo. Non l'ho preso io, l'ha preso una delle signore dei piani di sopra. Ha fatto un miracolo. Ad una cifra incredibile. Tra l'altro la cornice la sua è antica. Nasceva a Napoli nel 1860 e è morto nel 49. Fallo vedere. È un'icona della pittura a cavallo fra l'Otto e il Novecento. Entra in Accademia a 17 anni, allievo di Maldarelli e Toma. A 18 fa la sua prima mostra, per una modice napoletana, esordisce con il ritratto del pittore Izzo, che viene notato da Domenico Morelli per un impiego in una forte tavolozza. E inizia a far mostre dagli anni 80, quando ha finito il suo corso accademico. Ha dipinto per 70 anni. Artista poliedrico, artista mirabolante, artista clamoroso. Qui avete la chance di prendere un gioiellino
veramente a due soldi, veramente a due soldi. Acquarello su carta di Vincenzo Irolli, certifica, fermati, si vede da Dio, si vede da Dio. Guarda quanti personaggi affollano questo largo, non voglio dire piazza, diciamo largo. Troppo carino, troppo bello, è un errore gravissimo perderlo. Qualcuno magari riconosce anche la zona, tra Napoli sicuramente. Gianfranco, ti chiedo scusa, dovresti poi cortesemente presentare l'opera numero 21 di Gabriele Smargiassi, indicando cortesemente le dimensioni compresa la cornice. La cornice è quella che aveva, ma se dovesse essere grande si cambia, senza spesa. No, è firmata per steso, quale sigla? Non ci sono sigle. C'è la perizia di Marco Di Mauro registrata in tribunale. È un quadro da museo questo, ma scherzi davvero. Fai 55-65. Allora, questo piace solo a me. E già, mi va benissimo perché, insomma, penso di avere gusto, quindi sono felice che mi piaccia perché vuol dire che ho gusto. Non so voi, io ce l'ho il gusto. Andiamo a vedere il 21. Diciamo un po' a... Pom, pom, pom. Gabriele Smargiassi. Olio su tela 29x40,1, diciamo 29x40 che è uguale. La firma in basso a sinistra dovrebbe essere. Sì, a sinistra dice Marco. In rosso come spesso lui firmava. Smargiassi. Chi? Ma chi? Mai sentito. Non l'ho mai sentito. Ma meglio, eh? Allora, questa è la fotocopia della perizia del periodo del tribunale registrato con marca da bollo in cui si dichiara paesaggio agreste, olio su tela 29x40,1, firmato in basso a sinistra Smargiassi, datazione terzo quarto XIX secolo, ho detto anni 60 dell'Ottocento circa. L'analisi stilistica conferma l'autografia di Gabriele Smargiassi nella fase in cui media tra il paesaggio accademico di composizione e gli ideali romantici già della tramontata scuola di Posillipo, che nel clima retrivo della restaurazione aveva segnato il passaggio dalla veduta documentare a un'interpretazione più libera e emozionale del paesaggio. Come noto, lo Smargiassi tradì gli ideali della scuola di Posillipo già nel 1837, quando per concorrere alla carta di paesaggio all'Accademia di Napoli, rimasta libera alla morte di Pittolo, questa è una storia che vi ho raccontato 500.000 volte, scelse di assecondare il gusto tradizionalista della commissione giudicante e al concorso presentò dunque un perfetto compromesso tra paesaggio di composizione e paesaggio romantico. La tela si intitolava La strada di Amalfi dalla torre di Cetara, oggi si trova al Salerno al Museo Provinciale. E vinse appunto la cattedra, prese la cattedra di insegnante alle Belle Arti di Napoli, al Regio Istituto delle Belle Arti. Tutta la resta è storia, è stato un artista poliedrico, ha insegnato per oltre 40 anni in accademia, lui nasceva nella città di Vasto nel 1798, il 22 di luglio, è morto a Napoli il 12 maggio dell'82, dell'Ottocento. Di famiglia molto benestante, ricca, si trasferì a Napoli per studiare pittura. Iniziò a studiare con Giuseppe Cammarano a 19 anni nel 1817. Nel 18 conobbe Anton Schmink von Pittelot e gli dava lezioni private, pagava Pittelot per imparare a dipingere. Poi due anni più tardi Pittelot fondò la scuola di Posillipo, dove lui già stava, perché è chiaro che era suo allievo, e dove arrivarono Vianelli Gigante e Fergola, e poi tutti gli altri. Ottenuta la borsa di studio nel 1823, nel 24 si reca a Roma, dove è ben voluto dall'ex regina Ortensia di Olanda e dà lezioni di pittura a suo figlio, che era Luigi Bonaparte,
quello che poi divenne Napoleone III. Nel 28 si reca in Svizzera e successivamente a Parigi, dove si ferma 9 anni lavorando molto al Louvre e Tuileries, raggiungendo grande notorietà. Qui è protetto dalla duchessa d'Orléans, dipinge con successo opere di stampo accademico sullo stile della scuola di Barbizon, a cui si era affiancato, tradendo gli ideali della scuola di Posillipo. Nel 1831 vince la medaglia d'oro a Londra e consolida il suo successo in Inghilterra e in Francia, dove gli danno anche la Legion d'Onore, onorificenza che raramente danno agli stranieri, soprattutto agli italiani, aggiungo io, in Francia. Nel 1937 ritorna a Napoli perché Pitelon muore improvvisamente di colera fulminante e, come ha ricordato il perito, la giuria giudicante vuole lui come continuatore e questo fa imbestialire tutta la corte dei posilipisti, Fergola, Gigante, Vianelli, i fratelli Palizzi che erano di Vasto, erano contro la famiglia Smargiassi, un po' uno scandalo, però lui era una brava persona, era uno giusto, però sai, l'invidia, tante cose, giocano degli brutti scherzi. È certo. Quanto vale un quadro così? Questo è 29,40. Io leggo qui una battuta d'asta di un'opera leggermente più grande di Gabriele Smargiassi, che è un notturno, che 30x45, battuto in un'asta a Napoli il 2 aprile del 2022, 2 anni fa, è stato aggiudicato a 8.600 euro. È sbagliata la data perché è scritto 2006, sarà 1866, chi lo sa. È sbagliata la data dell'opera, è chiaro. L'aggiudicazione, secondo me, include anche i diritti d'asta, hanno sbagliato, 8.660 e con i diritti. Quindi hanno pagato quasi 9.000 euro, 30x45. Questo è poco più piccolo, mi pare che costi parecchio, parecchio, parecchio di meno. Gabriele Smargiassi. Bel pezzo questo, eh? Un bel quadro, opera davvero forte. Caro mio. Il 29 lo vediamo, l'ha chiesto il signor Piero. No, assolutamente. Senza pagare nulla, eh? Chiaramente una cornice in stile. È un bel quadro, questo è un quadro serio, eh. Questo è un quadro serio, 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 serio. Serio, 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 serio. Bene, 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 bene. Ora dobbiamo vedere il 29. No, aspetta. Andiamo piano, andiamo piano. Sai, siamo noi e noi, eh. Siamo sempre e solo noi. Ma erano altri tempi, tesoro mio. Invece, vai, andiamo sul 29. Ieri, l'altro ieri, no, la festa del papà, ieri la festa del papà. Un figlio ha scritto un post su uno dei due figli, perché ha due figli, il principe, bellissimo, io l'ho commentato. Jimmy, io ho l'amicizia, è un posto stupendo, veramente bello. Io l'ho commentato e lui mi ha ringraziato. Hai visto che ho vinto? Hai visto che ho vinto la scommessa? Ha avuto un malore. Allora, andiamo a vedere Francesco Gioli. Domani troveranno terreno fertile, eh?
Qui abbiamo un'opera di Francesco Gioli, questo è un quadro molto importante, ultimo decennio dell'Ottocento, è un olio su tela 37,5 cm x 61,5 cm. Questo dovrebbe essere uno scorcio forse proprio della sua città natale, di San Frediano a Settimo, perché lui nasceva proprio, questo è un paesaggio toscano sicuro, nasceva a San Frediano a Settimo il 29 giugno del 1846 e morto a Firenze il 4 febbraio del 1922. Pittore italiano attinente alla corrente artistica dei macchiaioli di seconda generazione. Nel 1860 iniziò i propri studi, aveva 14 anni, all'Accademia delle Belle Arti di Pisa come allievo del direttore Annibale Marianini e dal 63 a 15 anni, no, dal 63 aveva 17, chiedo scusa, si trasferì alle Belle Arti di Firenze dove seguì i corsi di Antonio Ciseri, Enrico Pollastrini. Nel 1868, a 22 anni, esordisce alla, una mostra a Firenze con un dipinto a soggetto storico. Dall'inizio degli anni 70 si accosta fortemente alla corrente dei macchiaioli, in particolare agli artisti Giovanni Fattori e Telemaco Signorini, rivolgendosi pertanto all'osservazione e allo studio appassionato della natura e dal vero della campagna della sua città Pisa, della campagna pisana. È spesso ospite di Diego Martelli nella tenuta di Castiglioncello, dove lavora in plein air con i suoi amici di pittura Adolfo Belimbau e Eugenio Cecconi, che certamente voi tutti conoscerete. È in contatto con il gallerista e collezionista fiorentino Luigi Pisani, dal quale ottiene commissioni provenienti dall'alta borghesia fiorentina e straniera che gli consentono di stabilizzare la propria condizione economica, quindi lavora bene. Nel 70 è presente alla Mostra Italiana di Parma e nel 72 è all'esposizione di Milano, il 75 al Salone di Parigi e ottiene un grande successo. In quest'ultima esposizione soggiorna a Parigi per un mese in compagnia di Giovanni Fattori, Egisto Ferroni e Niccolò Cannicci. E il gruppo viene attratto molto dalle opere della scuola di Barbizon, che furoreggiava in Francia, a cui si sono accostati Smargiassi e i Palizzi, soprattutto Giuseppe. È amico anche di Silvestro Lega, insomma un artista grandioso. Nel 1877 espone a Firenze, nel 78 ritorna a Parigi con Cannicci, Signorini e Cecconi. Negli anni seguenti espone a Firenze, a Torino, a Milano, Milano 1881, Torino 1880-84, all'Esposizione Nazionale di Londra, nel 1886 la prima esposizione di Livorno, all'anno successivo alla Biennale di Venezia del 1895. Insomma, un artista onnipresente e lo troviamo molto presente anche nei musei, Galleria d'Arte Moderna di Firenze, Galleria d'Arte Moderna di Ciotti di Piacenza, Galleria d'Arte Moderna Contemporanea di Roma. Cioè un artista che ha peso, giusto? Figlio della pittura di macchia, figlio della pittura di macchia. Signori, questo è un quadro che vi piaccia o meno, è un quadro che in una galleria non pagate meno di 7-8 mila euro. Io non so quante gallerie ci siano oggi in Italia di 800. Perché? Perché si vendono ancora i quadri in galleria? Si vendono ancora i quadri? Ci sono ancora le gallerie d'arte? Ci sono le gallerie d'arte. Però ragazzi, io vi dico, i prezzi che trovate qui a Aurora Arte, ve li sognate, questo è un quadro serio, ha la sua cornice originale, è certificato, espertizzato, Francesco Gioli, un quadro importante. Questo è stato preso in affidamento ad una cifra folle, piccolissima, microscopica. Il mandato è praticamente scaduto, e quindi è in chiusura mandato, o lo vendiamo fra questa trasmissione o la prossima, ma fine mese non è lontano il fine mese, perché oggi è il 20, oggi hanno detto che è primavera, forse è il primo giorno, perché solitamente è il 21, ma il telegiornale ha detto che è un giorno prima, non so perché, perché cambiano tutto, gli piace cambiare carte in tavola, però vabbè, tra oggi e domani è primavera, mancano 10 giorni alla fine del mese. Questo lo devo rendere. C'è uno sconto pazzesco. Se vi piace questo quadro, il mio consiglio è di prenderlo, perché a questo prezzo di Francesco Gioli,
800, pieno 800 come questo, non comprate neanche un 25-35. Fallo vedere. Certificato espertizzato, 37,5 per 61,5, olio su tela, c'è uno sconto straripante. C'è uno sconto strabordante. Non perdetelo, perché sarebbe un errore gravissimo. La visione a casa è gratuita, si può pagare a rate nel tempo, qui non in 12 mesi a tasso zero, no, perché c'è uno sconto che altro che interessi risparmiate. Ragazzi, lo comprate a due soldi, non vi vedo affaristi, vi vedo incapaci di scegliere un quadro. Oggi vedo incapaci di scegliere anche un capolavoro come questo di Francesco Gioli. L'effetto primavera vi ha devastato. Oddio, anche prima non è che stavate meglio, però, voglio dire, arrivata la primavera, badabonfede, eh? Fallo vedere, dai che ce la fai! Dai! Tesoro, ma addormento, io non vengo più a fare la trasmissione, ma veramente. Mando le repliche. Do le dimissioni, non esiste. Con un parterre come questo, con dei prezzi come quelli che facciamo, è veramente scandaloso, ragazzi. Un dipinto di Francesco Gioli di questa qualità, di questa bellezza, a un prezzo del genere. Mamma mia, ragazzi miei. Bene, 13. Bello il mare, il porto questo. Vediamo il 16.
27. Venti. Bene, andiamo a vedere l'opera numero 25 di Giovanni Lomi. Questa è un'opera che è archiviata, vedete, alla mia adorata mogliettina, affettuosamente Giovanni Lomi. L'ha realizzato a Livorno il 28 dicembre del 1926. Questa è la foto del dipinto col numero di archiviazione dietro perché è archiviato. Il lavoro misura 22,5 x 31,5. Veramente molto molto bello. È un olio su cartoncino telato. Del 1926, nel pollaio, il titolo dell'opera, mi pare. Vediamo un po', siccome il titolo, che non me lo ricordo. Nel pollaio. Nasceva a Livorno nel 1889... ed è morto nel 1969 sempre a Livorno. Uomo forte e robusto, rimane orfano solo i 6 anni e dopo un periodo in un istituto viene affidato a una famiglia di contadini
nell'ardenza. Aveva grande passione per il disegno e ricevette consigli e incoraggiamenti dal grande Adolfo Tommasi, esponente rilievo tra i pittori toscani dell'Ottocento. Iniziò il suo cammino artistico intorno al 1818, tenendo la prima mostra personale a Firenze nel 22. Quindi questo è un quadro proprio dell'inizio pittorico di Lomi. È un'opera molto forte, questa è un'opera bellissima di Lomi, del 1926. Ne seguiranno oltre 40 fino al 1969, l'anno di morte. L'ultima mostra la tenne alla Galleria Ranzini di Milano e fu presente nel 1919 alla Permanente di Milano e fece parte del gruppo Labronico, Biennali Romane, Quadriennale di Torino, Primavera Fiorentina, Concorso Stefano Ussi, Esposizione di Brera, Esposizione Nazionale delle Belle Arti. Io poi, se volete, se lo gradite, vi regalo questo libro che ci ha lasciato suo nipote Massimo Lomi, che è dell'ultima mostra. L'opera non è pubblicata, però, anche perché purtroppo in questa mostra opere pubblicate di Giovanni erano tutti di privati, che conosceva Massimo Lomi e se le fatte prestare per questa mostra dei suoi 50 anni. I 50 anni erano di Massimo Lomi, non del nonno. Però se espone Massimo, e che è troppo legato, gli voleva un bene dell'anima a suo nonno, e quindi la passione per la pittura Massimo l'ha ideata dal nonno, quindi ci tiene ogni volta che fa le mostre ad essere in compagnia di suo nonno. Non avendo più opere, questa tra l'altro questa è un'opera che lui ha portato qui, ma è proprio, viene proprio dal suo baule dei ricordi, l'opera più belle, più particolari, è dedicata a sua moglie, la moglie di Giovanni Lomi questa. Questa è un'opera straordinaria, secondo me. Però vedete voi, ragazzi, io non... Ripeto, io aspetto con ansia il fischio finale, perché oggi, se non andavamo in onda, guadagnavamo tempo e fiato. Tempo e fiato. Potevamo mandare i cartoni animati, Pippo e Pluto contro gli indiani, sarebbe stata la stessa cosa. Purtroppo non c'è nessuno all'ascolto adatto a questi quadri. Scusate che ve lo dico, ma è una realtà, perché non è un set scarno. Ci sono artisti importantissimi, da Smargiassi a Fergola, ma lo stesso Lomi... ma certo, è chiaro che se fai fatica, se ignori Gioli con uno sconto esorbitante di questa dimensione, è chiaro che poi Lomi sembra che costa 1,8 miliardi, tra l'altro, sembra che costa 1,8 miliardi, ma questa è una tela del 1890, davvero bella, vedi, prima tela, perfetta, telai antico, tutto giusto, questo è un quadro serio. Però è chiaro che purtroppo il quadro serio neanche basta, perché avete la testa da altre parti. Non siete concentrati su questo, capire perché questo è importante per un altro verso, se conviene prendere questo. Non chiedi neanche consiglio, vai un po' a sensazione di leggera follia, ma non c'è un riporto, non c'è un'attenzione, non c'è nulla, cioè io non vedo in voi un'attitudine verso questo genere di pittura, è una realtà, ragazzi, io quello che vedo, perdere un quadro così, con uno sconto del genere, è roba da chiodi, sono felice per il proprietario perché spero di ridarglielo, perché è ingiusto sacrificare una tela di Francesco Gioli, 37x61, a questi pochissimi soldi. È il caso di dire pochissimi soldi, fallo rivedere. Io vi dico che io ho il brutto vizio di dire quello che penso, senza filtri, se va bene così, se non va bene è uguale lo stesso. Tanto i quadri che ho io non ce l'ha nessuno, quindi vedrai che o li pigli qui o non li pigli, o li prendi qui o non li prendi, quindi... Bene. Vediamo l'uno, bene. Altro quadro in chiusura mandato. Non mi risulta. È una cosa che non mi risulta proprio. Non mi risulta, non hanno... Veramente, non ci credo, veramente. Chiedete lo sconto, ma non hanno chiesto uno sconto loro. Anzi, loro più pagano e più sono felici. Chiedono lo sconto, no. Allora, guarda questa casa qui sul bordo.
Sembra un rattoppo, invece è una casa. Oh. È una casa. Hai visto che carina? L'ha fatta sul bordo del quadro. Fausto Pratella, figlio di Attilio. Vista dall'alto, qui ci sono delle case, c'è una vallata, una gola, vedi? È una gola, fra le montagne c'è una gola. È una tavola antica, del 1918-20, collezione Fratelli Pratella Milano. Collezione Fratelli Pratella Milano, certificato ed espertizzato. 60x40 olio su tavola. Guarda che meraviglia. Nasceva a Napoli nel 1888, figlio di Attilio. Fu suo padre a mettergli i pennelli in mano, ovviamente. Era il figlio prediletto. Poi comunque frequentò anche l'Accademia delle Belle Arti di Napoli e di grande aiuto dopo il corso accademico gli furono gli amici intimi di suo babbo, ovvero sia Edoardo Dalbono e Giuseppe Casciaro. Era il trio delle meraviglie, Casciaro Dalbono e Attilio Pratella. Questo è suo figlio, attinse molto agli amici di suo padre. Questo è il periodo in cui lui viveva a Milano. Un bel quadro, tra l'altro la cornice è antica, ha bisogno di qualche piccolo ritocco, ve lo faccio fare. Poi se non vi dovesse piacere la cambiamo, però questa è la cornice sua, del quadro, di allora. Quadro che ha 100 anni, 100 e qualche anno. Opera davvero fantastica. È in chiusura mandato. Avete presente quando facciamo la chiusura mandato per 2 diviso 3? Questo è diviso 4. Devo renderla. La proprietà ha detto, non, è uguale, tanto non sapremo dove metterla. Faccia lei, signor Gianfranco. Ve la voglio dare diviso 4. Chiedi quanto costa. Chiedi quanto costa, è diviso 4, Fausto Pratella, paesaggio alpino, degli anni 20, collezione Fratelli Pratella, Milano, nel nome dei figli di Ugo Pratella, fratello di Fausto, di Mario, di Ada e di Paolo, 5 figli. Guarda che meraviglia, Fausto Pratella diviso 4, ammazza. Certo, se perdete sto quadro. Veramente? Veramente? Dimmelo subito, tesoro, fai bene a dirmele queste cose. Scusa. Tesoro, però non insistere, dai, per favore. Gabriella, dai. Non c'è più? Non c'è più, tesoro, io non lo vedo. Bene, signori, io possiamo mandare anche 1 ora e mezza di grafica, perché voglio dire, alla fine, forse che a 100 euro al pezzo con le stampe andate meglio, perché... Ragazzi miei, l'olio, se anche questo non lo prendete diviso 4 è inutile, veramente è inutile far diretta, siete proprio la frutta, ma magari la frutta, ma che non siete proprio niente. Ragazzi miei, diviso 4, vi ho dato anche un indizio, non costa 20.000 euro che diviso 4 è 5.000, è un prezzetto, è un prezzuccio piccolo piccolo, E meglio ride, guarda, e meglio ride perché veramente, guarda, ormai la televendita non è più tale, è una comica, come il mondo è una comica ormai, quindi anche la televendita è una comica. Io non ce la faccio, io sinceramente non ce la faccio. Bene, tesoro, io non... Vediamo Angelo Tommasi, vieni così parliamo del gruppo Labronico. Sì, 10.
No, è troppo lungo, c'ha due nomi, il nome è lungo. C'è da pulire il vetro, ma ve lo faccio pulire. Perché questo è un quadro che viene da una casa e tale è rimasto. Io vedendolo dal vivo vedo che dentro ci sono degli aloni che ha formato il tempo. Questo è un quadro che è stato in mostra al gruppo Labronico, la 52esima mostra, che era, abbiamo visto su un altro quadro, nel 2000-2001. Vedi? Ritratto. C'è anche il vetro che si è lesionato, poi lo facciamo cambiare. Angelo Tommasi. Adolfo era il cugino. Questo è stato un grande artista. L'opera misura 38 cm per 30. Lui nasceva a Livorno il 27 agosto del 1858 e morto a Torre del Lago Puccini il 15 ottobre del 23. Fratello di Ugovico e il cugino di Adolfo Tommasi. Studiò alla Scuola Comunale di Disegno e seguì gli insegnamenti di Natale Betti e Angiolo Lemmi. Il padre, per permettere di completare la sua formazione artistica, acquistò una villa Bellariva a Firenze, città nella quale Angelo si iscrisse all'Accademia delle Belle Arti. In realtà non è proprio così la storia, perché l'ho letta da un'altra parte. La villa Bellariva era di proprietà della sua seconda moglie, del papà di Tommasi. Vabbè. Fu soprattutto Silvestro Lega, più volte ospite della famiglia Tommasi a Firenze, a impartire le migliori lezioni proprio ad Angelo. Tanto che all'inizio della sua produzione Angelo ne fu molto influenzato. La metà degli anni Ottanta partecipò a mostre importanti e l'occasione più importante fu quella del 1889 con l'Esposizione Universale di Parigi, dove si presentò col quadro Le Bagnanti. 10 anni dopo partecipò alla Biennale Veneziana nel 1899. Poi partì per il Sud America, in Argentina, e poi ritornò in Italia e si insediò a Torre del Lago, dove frequentava il club La Bohème, che era un club fondato da Giacomo Puccini, che era un compositore, un musicista, e lì si incontrava con Pagni, Fanelli e Plinio Nomellini, quelli che sono stati battezzati impressionisti livornesi. Lui era un fautore e sostenitore della pittura di Giovanni Fattori. Morì a 23 anni, nel 1923, non aveva 23 anni, ne aveva 67 anni, morì a Torre del Lago a causa di una polmonite. Alcune sue opere sono al Museo Giovanni Fattori di Livorno, mentre altre opere sono alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, un pittore importante. Qui vede un pastello di grande qualità, della primi del Novecento, 38x30 a due soldi. Era un po' smacchiaiolo, molto bravo a fare i ritratti, tra l'altro uno dei pochi è capace a fare i ritratti. Fare i ritratti non è come fare un paesaggio, eh? Quindi è interessatissimo. Cioè, questi sono gli elementi che noi speriamo sempre di trovare in un telespettatore. Sì, perché lo aspettano molto, quindi più che spettatori sono aspettatori. Io direi di evitare categoricamente. Questo è un bel lavoro di Angelo Tommasi. Vediamo il numero 23 invece, che non abbiamo fatto, perché rivedere un quadro che abbiamo già fatto, scusami. Passiamo dalla pittura toscana, macchiaiola di seconda generazione, alla pittura della prima scuola di Posillipo. Questo è il 23, questo è bello. 24 è il giorno del mio compleanno, sì.
Ma ci vuole ancora. Che bello che è sto quadro. Hai visto? Aspetta, lo mettiamo qui che si vede meglio, che non ci voglia di arrivare fino lassù. Allora, 23x39 è un acquerello su carta di Achille Vianelli. È bellissimo, fermati, guarda queste, per esempio, un particolare microscopico, queste quattro vele in mare, che si vedono in lontananza. Sotto c'è un porto, un porticciolo. Qui c'è un rudere di una vecchia casa di campagna, qui c'è un contadino a dorso di somarello, mi pare. Leggo, vedo bene che io senza occhiali non ci vedo, è una contadina in primo piano. Avvicina perché io non vedo, non avendo gli occhiali, li ho lasciati... dorso d'asinello il contadino e a destra la contadina, vedi? Che guarda sotto. Sotto c'è pure la firma, vedi, Vianelli, perché è chiaro che è firmato, certificato, espertizzato, ci mancherebbe, e siamo intorno al 1850. Guarda che bello, eh? Ragazzi miei, trattare l'acquerello con questa disinvoltura non è cosa facile. L'opera misura 23x39. Lui è uno dei mitici pittori della prima scuola di Posillipo, ma questo certamente voi lo saprete. Nasceva nel 1803 a Porto Maurizio, che è Imperia, si chiamava Porto Maurizio prima, il 21 dicembre del 1803, morto a Benevento, il 2 aprile del 1894, ha quasi 91 anni, pittore, incisore, docente italiano, perché insegnò alla... aprì una scuola a Benevento, nel chiostro di Santa Sofia, ma andiamo per ordine. Lui passò la sua infanzia, si trasferì da Porto Maurizio a Otranto, dove trascorse la sua giovinezza. Nel 1819, a 16 anni, partì alla volta di Napoli per studiare pittura. A Napoli conobbe Giacinto Gigante, divennero intimi amici e studiavano insieme a un pittore di stampo accademico, Wolfgang Huber, pittore specialista tedesco a ripresa topografica di stampo accademico. Nel 1820 entrarono tutti e due nell'atelier di Anton Schmink e von Pittelot, in cui si generò la prima scuola di Posillipo intorno al 1820. Trovarono già Smargiassi e Salvatore Fergola, quindi loro furono i primi quattro alfieri della prima scuola di Posillipo. Negli anni 30 abbandonò gradualmente la pittura d'olio per dedicarsi alle vedute prospettiche, tipo queste, e anche di piazze e di interni di chiese, realizzate con la tecnica dell'acquerello e anche alle volte monocromi a seppia, che abbiamo avuto in passato, di cui sviluppò una pregevole tecnica. Nel 48 si trasferì a Benevento e nel 50 fondò una scuola di disegno nel chiostro di Santa Sofia. La sua fama si diffuse in Francia e Luigi Filippo lo chiamò per dare lezioni di pittura al re e visse per un certo periodo di tempo in Francia. Le sue opere si trovano al Museo del Sannio di Benevento, alla Real Accademia delle Belle Arti di Napoli, sono 11 disegni firmati e datati fra il 1836 e il 1864, e Piazza di Andria si trova addirittura al Metropolitan Museo di New York City. Lui era Achille Vianelli, 23x39, acquarello su carta, acquarello su carta. Davvero molto molto bello, eh? Grande lavoro di Achille Vianelli. È un bel quadro questo di Achille Vianelli, no?
Ragazzi, guarda il mare, ci sono anche qui le vele. C'è un paesaggio visto dall'alto stupendo. Guarda queste case, ragazzi miei, io... Oh. Qui mi è arrivato ieri, l'altro ieri pomeriggio non c'ero, è arrivato il gemello di un quadro che abbiamo già venduto, gemello nel senso che era una coppia, il committente è stato così carino da volerci affidare anche l'altro. Non l'ho messo in carrellata, me ne sono dimenticato, mi sono ricordato ora. Tardi. Qualcuno è rimasto senza l'altro. Stesso quadro, cioè stesso, proprio una coppia, avevano preso una coppia. C'è anche ancora l'etichetta della... Vedi? Laurenti. Cornice e vetri a Venezia. La cornice era di Laurenti. Il quadro è di Guglielmo Ciardi. Tramonto veneziano. Ragazzi, questo è un quadro che è un capolavoro, eh? Guarda la palla del sole che sta tramontando. C'è il ponticello e sopra il ponticello c'è quel cristiano lì che... No, si è fermato, pensa. Lo tolgo? È fermo. Giuseppe De Sanctis, primissimi anni del Novecento, è un olio di 21 cm per 25, con expertise di un periodo del Tribunale che ne assevera la corretta autenticità. Giuseppe De Sanctis nasceva a Napoli nel 1858 e morto nel 24. Frequenta l'Accademia delle Belle Arti di Napoli e sarà allievo di Gioacchino Toma, Domenico Morelli e Filippo Palizzi. Nell'80 finisce il corso accademico e partecipa alle promotrici Salvatore Rosa e promotrici napoletane dal 1882 al 1917. Tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento soggiorna a Parigi e conosce Jérôme e Bouveret e affina la sua arte pittorica. Lavorerà anche per un certo periodo col mercante d'arte Adolphe Goupil. È una Rue de Paris davvero molto bella, davvero di grande qualità. Guarda che meraviglia, eh? Bellissimo, 21 per 25, olio, Giuseppe De Sanctis. Peccato, perché è un bel quadro, eh? Opera davvero sostanziale e sostanziosa. Eh? Io direi che c'è De Santi e se basta.
No. Qui c'è la lettera, guarda. Bene, leggila che carina, molto bella. Allora, no, ho detto una cosa alla nostra Gabriella. Signori, abbiamo un quarto d'ora, poco più di un quarto d'ora al termine, un pomeriggio che se non fosse stato scritto sul calendario sarebbe stato meglio, almeno per la televendita, perché oggi proprio non vi siete collegati, siete stati scollegati dal mondo. Succede, adesso sarà, io credo, da qui in poi sempre più difficile. Infatti sto valutando di mettere una quindicina, 18 opere a trasmissione, almeno le vediamo bene, le rivediamo, ne parliamo. Cioè facciamo trasmissioni un pochino più lunghe nel senso come descrizione. Io alle volte sto anche poco perché non mi piace mai annoiarvi, mi piace darvi sempre scelta, però vedo che anche dandovi scelta, anche prendendo una chicca, una cosa così importante come Guglielmo Ciardi, non abbia sortito nessuna tipologia di interesse. Evidentemente oggi avete un umore, quei pochi che stanno a casa, molto, molto contrario a tutto ciò che è arte. Quindi mancano pochi minuti al termine, se avete qualche desiderio, ormai la trasmissione è terminata, o meglio, non è mai cominciata, ma nessun problema a far vedere ciò che desiderate. Non ho, anche perché non saprei, perché per me sono, se li ho scelti da mettere in carrellata, sono tutti belli. Ci sono 3-4 offerte speciali che non avete sfruttato, quella di Fausto Pratella è di una gravità letale, come letale l'opera di L'errore sul Francesco Gioli, però poi vedete voi, eh sì, ma lui è quello giusto, dei due, eh sì, l'altro è un'imitazione, esatto, vediamo, questo è come, per esempio, questo è un quadro che io non credevo neanche esistesse, perché Riccardo Pellegrini è sempre su scene, direi, un po' anche di carattere spagnoleggiante, di carattere un po' rusticano, diciamo. Invece nel 1893 ti fa un soggetto veneziano come questo. Ciò denota una bravura, un'impronta pittorica superiore alla norma. È in prima tela, la cornice la sua, è firmato e datato all'anno 1893. 35x60, olio su tela. Riccardo Pellegrini da Milano, della scapigliatura milanese. Controllato da un perito del tribunale, l'opera è certificata ed espertizzata. Barche in laguna, questo è il titolo dell'opera che possiamo dare. Stato di conservazione perfetto.
Questo è stato conservato e tenuto in una maniera assolutamente divina. Signori miei, è un quadro importante, è una novità perché non l'ha mai visto nessuno. Boh, Nietzsche che dice? Che dite voi? Nulla. Voi, la vostra forza è il silenzio. La vostra forza è il silenzio. E anche la mia. Io poi alla fine mi adeguo e aspetto. Ripeto ancora una volta che quello attorno non è un passepartout di velluto verde, che sembra in televisione, almeno dal monitor, verde. Invece è il bordo della cornice che è oro sabbiato, il bordo è rimasto ancora lucido, perché essendo sabbiato e avendo 7 più 24, 131 anni questo dipinto, la polvere si è depositata all'interno. A ridorarlo sarebbe impossibile. O cambiamo cornice, che si può fare senza spese aggiuntive, o lo tenete così. Che dorarlo viene male, comunque rimane scuro. E poi l'oro della parte interna è perfetto ancora, anche se ha delle parti che sicuramente più scure, un po' ossidate. Sì, si potrebbe anche segare. Sarebbe portarlo dal nostro corniciaio e vedere se si riesce a segare la parte del bordo. Ma insomma, poi la cornice è l'ultimo dei problemi. La cosa importante è la tela, che è di grande appeal, di grande qualità. Pellegrini è un pittore che voi, devo dire, mal considerate. Voi pensate che sia una mezza schiappa. Dice, vabbè, Pellegrini. Non è un pittore importante. Nella scuola lombarda è importante come Paolo Sala, è importante come Carcano, è importante come i grandi pittori. Cioè, più importanti di lui ci sono gli Induno, sicuramente Gerolamo e Domenico Induno sono più importanti, Migliare è più importante, sono d'accordo con voi. Ma lui se la gioca con i grandi, se la gioca con Paolo Sala, che è stato un grande accademico, se la gioca con Eugenio Ginius. Cioè, lui è un pittore importante, voi forse non lo considerate, ma Riccardo Pellegrini è un pennello molto importante. Questo è un quadro affascinante, un quadro importante, bello, vero. Come voi, per esempio, dei piemontesi conoscete, vi piace solo Deleani, ma ci sono tantissimi altri grandi pittori. Deleani, come lo mettiamo, si vende. Gli altri fanno fatica, ma non esiste solo Deleani. Come a Milano non esiste solo Induno, Gerolamo e Domenico. È come se a Napoli esistesse solo, che ne so, Gigante o Pratella. A Napoli ne vendete tanti di pittori napoletani. Quattro. Edoardo Dal Bono, 30x20, 30x20 olio, ultimi anni dell'Ottocento, barche nel Golfo di Napoli, davvero molto molto bello questo Dal Bono. Pittore accademico, importantissimo insegnante all'Accademia e anche curatore del Museo di Capodimonte, della quadreria del Museo di Capodimonte. Firmato, certificato e espertizzato. Pittore molto importante, tra l'altro lui era prevalentemente un acquarellista, amava dipingere all'acquerello e quindi è un'opera molto molto rara questa, Non che non abbiamo avuto gli oli, li abbiamo avuti, ci mancherebbe. Però metà della sua produzione, forse più della metà, sono acquarelli. Oli. Acquarelli per dire tecnica mista, tempera, bravo, faceva anche le tempere, una volta si usava molto la tempera.
due volte. Pensano due cari amici. Uno ce l'ha Paolo, anzi la mamma mi pare di Paolo, un vaso di fiori dal buono, e l'altro ce l'ha Alderico. I miei due più cari amici, senza nulla togliere agli altri. Alderico lo conosco, Paolo, un giorno che capiterò in Liguria, non la vedo facile, ma magari, e io in Liguria non ci vado mai, ma anche quando giravo ci andavo poco, sono stato un paio di volte a Genova. L'ultima volta che sono stato a Genova sono stato al Salone Nautico con Dudù, io, Rossano e Dudù. Era il 2000, stavo a Brescia, era il 2008. L'ultima volta che sono passato in Liguria, pensa quanto tempo è passato, eh? Mitico Dudù, ci guarda da lassù anche lui. Ragazzi miei, no, viene la malinconia, lasciamo stare. Allora, ma, come no, certo, mitico Duilio. Ma anche niente, allora tanto gliene frega niente della vittura, non gliene può fregare di meno, se lo metto così, uguale, che lo vedono è uguale, eh? E 14 abbiamo visto, rivediamo un'altra volta. Che ne so, facciamo vedere un quadro che non abbiamo visto. Fai vedere la filatrice, quella che aggroviglia a rotola il filo di seta nel rocchetto, nel gomitolo. Sta seduta a rite e guarda quell'attrezzo strano che... Non so come si chiama quell'attrezzo, cioè, esisteva una volta, ci mettevano i fili di seta. Quello girava, evidentemente, tu arrotolavi la seta sul gomitolo. È un olio di Alceste Campriani, c'è troppa luce ma si vede, a sinistra la firma mi pare, sì, dell'ultimo decennio dell'Ottocento, pittore poliedrico, straordinario artista e interprete, uno dei miei preferiti Campriani, anche perché è un pittore che non si trova spesso, non abbiamo avuto spesso, ed è un artista molto bravo secondo me, 45,5x58 olio su tela. Certificato espertizzato, nasceva nel centro dell'Italia, a Terni, nel 1848, e morto a Lucca, sempre abbastanza nel centro dell'Italia, nel 1933. Però pensate che la gran parte della sua vita è passata a Napoli, è stato allievo di Smargiassi alle Belle Arti di Napoli e di Mancinelli, Giuseppe Mancinelli. Suo padre era profugo politico, si trasferirono da Terni allo Stato della Chiesa, perché Napoli faceva parte ancora dello Stato della Chiesa, non a Roma ma a Napoli. Frequentò l'Accademia e divenne un artista eccezionale. Alceste Campriani. Ha partecipato a tutte le importanti mostre, vi dico, le promotrici dal 67 al 97, 30 anni di promotrici, biennale veneziana a tutto spiano. Noi avemmo un quadro, tanto tempo fa, della biennale del 22, che era, come si chiamava? Tramonto Toscano, com'era? Bello, una pastorale, era grande, 90-120. Ce l'ha qualcuno di voi? C'era l'etichetta della Biennale del 22, che l'ha presa e ha fatto l'affare della vita. E questo è un quadro più piccolo, più gestibile. Bello, Alceste Campriani. Cioè, abbiamo fatti un po' tutti quasi, perché... Quando trovi questi pomeriggi di silenzio a oltranza, poi fai fatica, eh?
20. Nicola Palizzi, 24x36 olio su tela, epoca 1860. Siamo nella campagna romana, certificato ed espertizzato, la cornice è la sua, il telaio è il suo, ora vi faccio vedere anche la parte posteriore. Guarda che quadro. Stato di conservazione è perfetto. Non ha nessuna tipologia di sconto. Non dite che poi c'è lo sconto. Se chiama, se vi piace, vi faccio io il prezzo. Giuro, vi faccio. Siamo a, mancano 3 minuti. Voglio vedere veramente questa, cioè Nicola Palizzi, non ho preso un pittore di terzo ordine. Nicola Palizzi, terzo fratello pittore della famiglia Palizzi, 1820 Vasto, 1870 Napoli, non è vissuto neanche 50 anni, è morto a 49 e mezzo. Se vi piace, olio su tela 24x36, certificato espertizzato, cornice sua, telaio suo, firmato, tutto regolare. Vi faccio un regalo grande come una casa. Chiamate la nostra Gabriella, se vi piace, avete 3 minuti, è l'ultimo lotto, anche perché insomma non saprei neanche più cosa farvi vedere, C'è il pozzo, ci sono dei contadini sulla sinistra, una casa, il monte è coperto da questi alberi e quel viale in fondo alla strada ci sono delle case. 24x36 olio su tela Nicola Palizzi. Ma adesso non che chi chiamano domani? Domani costa pochissimo, già costava pochissimo, per stuzzicare, per vedere, capito? Faccio più del mio, non potrei farlo, non lo faccio mai, che non ho mai visto un atteggiamento di questo genere, mai visto, mai visto. Alla voce proprio possibilmente. Troppo? Troppo. La firma è in basso a destra, fai vedere, N. Palizzi, Nicola Palizzi. Allora, è la firma, fagliela vedere. Nicola Palizzi, eccolo lì. Dice il pozzo, la campagna romana, un bel quadro. Un bel quadro di Nicola Palizzi. Sì? Ah, adesso siamo a posto, tesoro. Arriva in un momento favorevolissimo, favorevolissimo. Mi sembrano tanti. Possibile, siamo ancora a 56. Sono riuscito a prendere uno di Palizzi che è un sogno. Mai visto un Nicola Palizzi così bello, è grande, ma è stupendo.
bellissimo. No, deve arrivare, devono andare a ritirare dal committente. Capolavoro. Che sei piccolino. Ma arriva uno che fa paura. Bene, andiamo a Capri. E tu avviati. Questa dovrebbe essere Capri Porto. Questo pittore faceva sempre scorci capresi. Bene, bene. Ora andrà in onda un'ora di grafica, perché molti hanno chiesto la grafica e quindi, siccome non la mandiamo mai in onda perché non abbiamo spazi sufficienti, perché cerchiamo di fare dirette, e quindi mandiamo in onda un'ora di grafica che potete scegliere con la nostra Gabriella. La trasmissione è finita, noi ci rivedremo la prossima volta. Io ringrazio e saluto Gabriella. Anch'io ringrazio e saluto, auguro un buon proseguimento di serata a tutti da parte di Gabriella. Bene. Domani ci saranno altre trasmissioni, quindi continuate a seguirci. Io vi auguro una buona serata e... Sì, non è un problema, è uguale, insomma, tanto... Non se ne accorgerebbe nessuno. E arrivederci alla prossima. Grazie. Amici da Aurora Arte, ben ritrovati a tutti. Oggi parleremo di arte moderna e contemporanea. Arte moderna e contemporanea. E parleremo di un grandissimo artista, mi riferisco a Mario Schifano, il grande dei grandi, è vero? Tra l'altro, signori, con dei prezzi veramente incredibili. Oggi parliamo di serigrafie materiche su carta a delle cifre ridicole, perché nel commercio, in giro, insomma, ovunque voi vi possiate sia fare zap in una televendita, che rivolgervi a una galleria, che rivolgervi online, perché ormai insomma si compra dappertutto, vedrete che li troverete al doppio o al triplo addirittura. 150 euro, una proposta folle, veramente, che solo Aurora Arte, grazie alla sua grande collezione di queste opere risalenti a tanti anni e col fatto che noi non ci occupiamo principalmente, lo sapete, di arte moderna e contemporanea, abbiamo deciso di omaggiare. Anche è un modo per farci pubblicità, cioè chi la fa magari con pubblicità televisiva o radiofonica, noi lo facciamo con i nostri prezzi folli, 150 euro una per l'altra, sia quelle più piccole che quella grande qua dietro, veramente una proposta incredibile. Ora il nostro cameraman farà
una ripresa su tutta una velocissima panoramica. Io intanto vi parlerò della vita di quello che è stato Mario Schifano e poi andremo a vederle una per una insieme con i titoli, le proposte e le aggiudicazioni che ci sono state anche nelle altre trasmissioni o nelle aste o in altri canali televisivi. Dunque, Mario Schifano, signori miei, lo sapete tutti, insomma, è veramente conosciuto, nasce all'OMS il 20 settembre del 34 e ci lascia a Roma, dove lui viveva, il 26 gennaio del 98. È stato un artista, un pittore e un regista italiano. Insieme a Franco D'Angeli e Tano Festa hanno fatto veramente un punto fondamentale della pop art sia italiana che europea, perché ricordatevi che Mario Schifano è conosciuto veramente in tutto il mondo. Lui è conosciuto in tutto il mondo con le sue propagande, parliamo di Esso e Coca-Cola, con i paesaggi anemici, con i monocromi, con le vedute interrotte, con l'albero della vita, con i campi di grano, compagni e compagni. Signori, potremmo stare qui veramente a parlarne per ore, di tutto quello, ore e ore, di quello che ha fatto dagli anni 60 fino a quando purtroppo ci ha lasciato, esordendo poi con cose ancora più particolari, vuoi le foto ritoccate, vuoi le buste, vuoi le schegge con gli animaletti, gli oggetti aggiunti, vuoi con le teleemulsionate a computer, quindi insomma è stato veramente all'avanguardia in tutti i casi, in tutti i campi. Lui tra l'altro, ricordiamoci che in tutto il mondo, come dicevo prima, è conosciuto e le sue opere vengono vendute a delle cifre esorbitanti. L'ultima asta, che è stata Sotheby, hanno aggiudicato un monocromo sui 450.000 euro, 400 più i diritti, insomma siamo arrivati a 450, 460, era tutto giallo, un monocromo eccezionale, ok? Voi tranquillamente, signori, potete, tutte le grafiche sono chiaramente firmate, numerate e hanno tutte comunque una tiratura molto bassa. Voi potete chiamare la nostra, il nostro centralino, ci sono le ragazze a disposizione e vi daranno tutte le informazioni che desiderate. Quindi potete dirgli chiaramente: io voglio la numero 6 invece che la numero 5, eccetera. E loro prenderanno la prenotazione e poi vi verranno portate a casa senza nessun problema, ok? Ripeto, a 150 euro l'una, un prezzo veramente incredibile, signori miei, un prezzo veramente incredibile. Ora partiamo quindi dalla numero 1, qui ho la lista, vi faccio vedere anche tutte le aggiudicazioni e ripartiamo con Il collezionista, un'opera particolarissima, tra l'altro sono opere inedite perché insomma tante volte è anche difficile ormai ritrovarle, oppure si trovano, vi farò vedere, in certi casi appunto su internet, ma a delle cifre completamente diverse perché chi ce l'ha chiaramente se le tiene strette, se le tiene strette, se non è noi siamo così matti da fare questi prezzi folli a 150 euro. Signori, pensate che solo la cornice, ok? Sono incorniciate col vetro, quindi solo questa cornice, che è una bella cornice, solo lei, signori, a farla fare vi andrebbero via sui 170, dai 70 ai 100 euro, voglio dire. Quindi veramente ve le stiamo, signori, praticamente dando a prezzi incredibili. Allora, al numero 1 è Il collezionista del XX secolo, è una 50x70 e viene appunto proposta solamente a 150 euro, vedete, è particolarissima perché c'è tutta questa parte è realizzata su, applicata poi col titolo sul foglio bianco, ma c'è un altro foglio strappato da un foglio da disegno, lo vedete, dove lui ha dipinto qui Il collezionista. Infatti questo è un po' un museo, c'è un personaggio che entra nel museo dove ci sono due dipinti. Quindi è il dipinto nel dipinto, diciamo, ok? Bellissima, particolarissima, straordinaria. Vedete questa, per esempio, la numero 11 di 100, per quello che dicevo, hanno delle tirature veramente molto basse. Chiaramente non vi arriverà questa, signori, perché noi ne abbiamo magari di questa 10, 20 per dire, a volte 5, perché signori stanno terminando, quindi non è che ci saranno per sempre. Per cui chiaramente non so dirvi in questo momento che tiratura vi arriverà, però comunque sono tirature molto interessanti. La numero 2 invece è la mano. Ecco, per esempio questa, che state visionando adesso, una cosa particolarissima, ho qui un'aggiudicazione
giusto per farvi vedere da eBay, un canale che insomma voi conoscete benissimo, dove si comprano, tra l'altro vendono veramente tante grafiche. Questa è la stessa, con una turatura diversa chiaramente, Mario Schifano, serigrafia in cornice, quindi anche questa incorniciata, firmata, numerata, perfetta, stupenda, leggi, 450 euro, 450 euro, su eBay, qua da Aurora Arte a 150. E lei, signore, la stessa, non ci sono ombre di dubbio, 150 euro per voi, bella, colorata, interessante, una tra l'altro di quelle che non è facile da trovare, quindi voglio dire, particolarissima, qui per voi a soli 150 euro, fantastica. Numero 3, la numero 3 abbiamo i ricordi con applicazioni di agenda del 1974, lo vediamo perché c'è un pezzo di agenda strappata dove lui poi ha disegnato, dicembre 1974 con i giorni, quindi ecco da dove esce. Qui lui ha preso pezzettini della sua agenda, ha strappato vari fogli, ha fatto un collage e li ha, vedi, ci sono delle stelle, ci sono dei triangoli, dei disegni particolari, in fondo c'è una vela, classico, poi abbiamo anche una grafica riferita alle vele, perché uno dei suoi soggetti, è vero, anche quello molto molto amato, il mare, le vele, ok? Sempre a 150 euro anche lei, 150 euro signori, una per l'altra, sono 50 per 70, alcune come avete visto sono in verticale, altre solo in orizzontale, questa per esempio è in verticale. La prossima invece, le ballerine, questa invece è in orizzontale, sempre firmate col timbro a secco, questa per esempio è una prova d'autore, ma potrebbe arrivarvi anche un'altra, come dico sempre, queste sono le famose ballerine che usavano tra l'altro in quegli anni, è vero? Chi negli anni 60-70 non ha avuto un paio di ballerine, anche con queste nasse, con questi fiocchetti, bellissime, proprio ci portano indietro nel tempo. Anche per loro 150 euro, signori, 150 euro. Siate rapidi, veloci, le fanciulle al centralino, sento che sono già in movimento, vi segnano tutti i numeri e ve le manderemo a casa velocemente, subito, perché signori, poi magari rischiate che questo soggetto viene finito e magari vi dovete accontentare di un altro, quindi prima fate e prima lo vedete, che noi spesso facciamo registrate nuove proprio perché finiscono i soggetti, questa è una nuova perché nell'altra erano finiti dei soggetti. Allora, la numero 5, molto importante anche questa, parliamo, è un omaggio a Sandro Chia, ma l'ha voluto omaggiare con Due vedute interrotte. Le Due vedute interrotte, signori, anche questo è un soggetto classico di Mario Schifano. Anni fa mi ricordo che qua proprio avevamo un olio con Due vedute interrotte, chiaramente a cifre completamente diverse, per cui con il timbro di Art Studio di Napoli, insomma, molto particolare, con una busta, vedete, con il suo indirizzo. E anche di questo posso tranquillamente farvi vedere una aggiudicazione che ho trovato sempre da eBay. Omaggio a Sandro Chia, Mario Schifano, 50x70, serigrafia originale, smalto pop art, e lei 350 euro. Scusate, eccola qua, 350 euro. Signori miei, questi sono i prezzi che in giro trovate se volete acquistare una serigrafia materica su carta di Mario Schifano. Solo Aurora è in grado di darvele a 150 euro, è un prezzo ridicolo, incredibile, fantastico. Numero 6, gli occhiali, signori, anche questo è un soggetto particolarissimo, gli occhiali Ray-Ban, quanti anni, a parte che ancora adesso ci sono, ma questa montatura è la montatura che risale a un po' di anni fa, che non passa mai di moda, come sempre. Questa per esempio, signori, è andata in asta, vedete, questo è un sito, Arcadia, che si occupa di far vedere tutte le aste, scheda dettagliato del lotto in asta, Mario Schifano, senza titolo, qui dice con gli occhiali, e qua dice attribuzione originale, stime dai 300 ai 400, base d'asta 300 euro. Quindi la vendevano come base d'asta a 300 euro, qui c'era la casa d'asta che ce l'aveva. Quindi calcolate anche qui che base d'asta, se siete fortunati, se eravate fortunati ad aggiudicarvela alla base d'asta, quindi a 300 euro al minimo come primo lotto, poi dovevate aggiungere i 25 euro di diritti d'asta, quindi comunque salivamo, non la pagavate certo 150 euro, ma signori potete cercarla ovunque, a 150 euro in Italia non esiste, all'estero ancora peggio, quindi non
non c'è nessuno in questo caso che ci può fare concorrenza, perché 150 euro è veramente una cifra folle, una follia, eh? Gli occhiali Ray-Ban. Poi abbiamo la numero 7, che è l'unica, signori, 70%. Questa, come vedete, però è su carta, cartoncino, ma non ha di cornice. Ecco perché ve la proponiamo a una cifra ridicola, ok? Quindi la diamo così, viene arrotolata in tubo e viene data così. Questa può essere anche spedita perché non ha vetro, non ha nulla. Signori, questa vi faccio vedere a quanto veniva, tra l'altro questa è pubblicata su un libro, quindi è anche pubblicata. Come potete vedere, Cielo Alto, pubblicato nel 1996, eccola qua, su eBay, pubblicata, firmata, pubblicata, stupenda, la vendono a 680 euro, 680 euro, signori miei, perché è una 70-100, 680 euro, ok? Ma è la normalità, cioè io non mi meraviglio, io dico 680 euro perché poi mi giro e dico 150, follia! La pubblicazione purtroppo non ve la posso dare perché non ne ho, però vi posso assicurare che è pubblicata, ok? Poi la possiamo anche vedere, vi posso mandare una fotocopia. A 150 euro solamente, di queste, signori, ne ho pochissime, quindi veloci, da 680 a 150, poi voi ve la incorniciate come meglio preferite. È veramente una cosa incredibile, una proposta folle, eh? In questo caso questa anche è una prova d'autore, ma come vi dicevo, poi dipende comunque da quella che vi arriverà a casa, eh? Da quella che vi arriverà a casa. Per cui, signori, veramente veloci, 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 perché di queste non ne abbiamo tantissime, ok? Poi il numero 8 è Pensieri Astratti. E anche lui, di nuovo, torniamo con le 50-70, anche perché 70-100 è l'unica, la numero 7, è unica e sola. Pensieri Astratti. Anche questa, signori, l'ho vista, non ce l'ho qui, ma anche questa un po' di tempo fa la vidi su internet, anche questa ad una cifra veramente incredibile. Qui viene raffigurato in questi pensieri astratti, qua un aereo in volo, vedete, strappato su una carta, e qui invece una nave in navigazione, quindi aereo-nave, quindi pensieri astratti, qualche viaggio particolare, magari di lui qualche ricordo, qualche pensiero, è vero? Numero 8, pensieri astratti, questa anche molto bella, molto colorata, molto particolare, è vero? Molto molto bella, 150 euro anche per lei. Signori, veloci e rapide, approfittatene, eh? Grandi occasioni. Poi numero 9, prima cosa vi ho detto? Vi ho detto uno dei tanti, è vero, soggetti che ricordiamo più importanti, i primi, sono i monocromi. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vederli, è vero, erano fatti su carta povera, la carta da pacchi, ed erano così monocromi. Vi ho detto che prima a Sotheby ne hanno aggiudicato uno a 400.000 euro più diritti, arriviamo a 4,20 mi sembra più diritti, quindi tutto completamente giallo, ok? Qui lui l'ha rappresentato in bianco con le sue colature, bellissimo, quindi una cosa molto 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 particolare. Anche lui, signori miei, l'ho trovato su internet, ok? Monocromo, serigrafia, numerata, stupenda, eccetera eccetera eccetera, a 450 euro. Cari miei, è così, eh? Le cifre che trovate in giro, se non andate da Aurora Arte, sono queste, 450 euro, lo stesso identico monocromo, con una tiratura diversa, chiaramente, perché lo sapete, sono grafiche, però voglio dire, da Aurora Arte 150 euro, da Aurora Arte a 150 euro, il monocromo che è uno dei suoi soggetti più importanti. Come un altro soggetto particolare è questa serigrafia, ecco la vela con le vene, anche lei, prima di farvela vedere vi dico che l'ho trovata su eBay a 400, eh? Giusto perché non ci facciamo mancare niente, l'ho trovata su eBay a 400 euro, ok? Eccola qua, sono 5 vele, intitolata Ecco la vela, a 150 euro, bellissima, signori. Quante vele ha fatto lui, anche proprio nei quadri, eh? Era uno di quei soggetti che dicevo prima, veramente preferiti, le vele, i monocromi, le vedute interrotte, eh?
gli astratti comunque, quanti astratti, quindi insomma veramente una più bella dell'altra. Sono anche soggetti, ripeto, difficili da trovare, particolari, molto belli, ricercati. La numero 11, l'aereo d'argento, l'aereo d'argento, perché c'è questo fondo azzurro sempre con questa carta strappata e c'è questo aereo proprio di argento con sotto, vedete, si vede proprio l'aereo all'interno, magari questo specchio in televisione non si nota, ma questo è un disegno realizzato proprio con un aereo che si vede all'interno, molto molto bello, anche questo a 150 euro, a 150 euro, l'aereo d'argento, un soggetto particolarissimo, uno di quelli che è andato, che tu in tutte le rubriche ogni volta mi dicono che va molto, va alla grande, va alla grande. Poi abbiamo il numero 12 che è un astratto, ecco, un'altra di quei soggetti molto amati da Mario Schifano, gli astratti, gli astratti. In questo caso anche lui l'ho trovato da eBay, è vero, serigrafia materica, solito, insomma inutile che vi sto a rileggere tutto, ma vi faccio vedere solo le aggiudicazioni, 400 euro. 400 euro, signori miei, guarda qua, 400 euro per lui, quindi per dire, è chiaro che poi ve la lo spediscono, eccetera, 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 400 euro, guardate che meraviglia, anche questa vedi è la 30 su 100, quindi come dicevo, insomma, sono tirature straordinarie, anche questa con un foglio, in questo caso non strappato perché c'è ancora gli anellini perfetti, preso da un disegno, questo astratto particolare. E poi finiamo con la numero 13, dove anche di lui, la cartina dell'Europa, ho un'aggiudicazione, cioè un'aggiudicazione in questo caso andata in asta, a questa aggiudicata, sempre su Arcadia, aveva una stima tra i 1000 e i 2000 euro, pensate, guardate lì, tra i 1000 e i 2000 euro, ed è stata aggiudicata a 300 euro. Vedete, l'aggiudicazione non include i diritti d'asta, quindi fate 300 euro più il 25%, non sono mai 150 euro, signori. Tra l'altro la cartina d'Europa ancora come era un tempo, quando lui l'ha fatta, c'è la Repubblica Tedesca divisa in due, è vero, vedete, è tutta particolare, la Jugoslavia, quindi insomma è comunque diversa dai giorni nostri, la Russia non si vede neanche, la Turchia, vabbè, l'Italia, la Francia, la Spagna, insomma, comunque ci sono anche delle zone invece che sono un po' diverse, perché non è una cartina aggiornata, chiaramente, non è una cartina aggiornata. Signori, abbiamo finito la carrellata, ora magari rivediamo insieme, la rivediamo tutta insieme, in modo che li rivediamo, anche perché il mio tempo sta per terminare, quindi siate rapidi, veloci, signori, perché insomma il centralino è vero che prende telefonate, eccetera, so che siete numerosi, però è sempre meglio arrivare primi, io dico sempre, arrivare secondi non serve, in questo caso ci mancherebbe, non sono pezzi unici, però sai, io non ho idea di quante ce ne siano, per dire, della numero 7, della numero 5, della numero 4, per cui rischiare di perdere magari un soggetto per pensarci due minuti di più ha poco senso, giusto? Quindi veloce, anche perché voglio dire, le fanciulle sono simpaticissime, vedrete, vi troverete bene e non ci sono problemi. Allora, ripartiamo dalla numero 1, ricordate, signori, 150 euro una per l'altra, sia queste piccoline, che ripeto, sono incorniciate, solo la cornice 100 euro non bastano, una cornice così di legno, farla fare oggi da un falegname, 100 euro veramente il minimo che vi chiedono, su vetro, eccetera, con il retro, tutto bella, precisa, noi ve la diamo così, a 150 euro, a 150 euro, follia, su internet tante, c'è scritto cornice, in alcuni non c'è scritto niente, quando non c'è scritto niente, i prezzi che vi ho fatto vedere è perché non sono incorniciate, perché con la spedizione, spedire una grafica così col vetro eccetera non è facile, per cui voglio dire, molti ve le danno senza cornice, attenzione, noi ve le diamo così come le vedete, La numero 1, il collezionista del XX secolo, bellissima, ripeto, raffigura questo soggetto che va al museo, numero 1, il collezionista, 150 euro, 150 euro, la numero 2, signori, prendete i numerini,
Annotateveli e poi chiamate il centralino e insieme alle fanciulle vedete che numeri dovete scegliere. La numero 2 è la mano, un soggetto particolare, colorato, meraviglioso, guardate che meraviglia, bellissimo, dà luce, dà colore, allegria alla vostra casa. La numero 3 sono i ricordi con applicazioni di agenda del 1974. Vi dico l'anno perché, come vi ho fatto vedere prima, qua c'è un'agenda dicembre 1974, per cui abbiamo proprio un'agenda lì, pronta, strappata dal nostro grande Mario Schifano e applicata su questa serigrafia meravigliosa. 150 euro anche per lei. Come vedete, alcune sono in orizzontale, altre sono in verticale, quindi notate anche questo, perché magari per la vostra casa, per il vostro spazio, magari vi serve in verticale o invece vi serve in orizzontale, quindi guardate i soggetti che sono in verticale e gli altri che sono in orizzontale. La numero 4 per esempio è in orizzontale e parliamo delle ballerine, straordinaria, ci riporta indietro negli anni 60-70, dove le ballerine si usano anche adesso, però un tempo insomma si usavano di più, le ballerine meravigliose, veramente meravigliose. Qui vengono rappresentate nere, rosse, bicolor, rosse bianche, rosse nere, bellissime, anche queste colorate, meravigliose. 150 euro anche per loro. E poi c'è la numero 5, la famosa omaggio a Sandro Chia, è vero? E l'ha omaggiato proprio con due vedute interrotte. Due vedute interrotte che sono uno dei soggetti più amati da Mario Schifano e più amati anche da voi. Voi che amate Mario Schifano, è vero? Veramente straordinario. Tra l'altro con l'indirizzo di Mario Schifano, è proprio una busta, il timbro postale, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Al numero 6 invece i famosi occhiali Ray-Ban. Sono andati di moda in quel periodo, guai chi non aveva gli occhiali Ray-Ban. Oggi ancora vanno, però ci sono anche tantissime altre marche. Ma a quei tempi erano i Ray-Ban per eccellenza, solo loro. Tutti noi avevamo un paio di Ray-Ban. Ma per forza, non potevi uscire senza. Ricordiamo che tutte queste che noi proponiamo a 150 euro in giro le trovate da 300-350 in su fino ad arrivare a 680 euro, per esempio come la numero 7 che illumina l'unica enorme, grande grafica 70-100, quindi voglio dire che in giro la trovate a 680 euro, noi anche lei a 150 euro. Prezzo veramente piccolissimo, è l'unica però, ricordatevi che non è incorniciata, la vedete, è un foglio applicata su questo foglio che viene un cartoncino comunque spesso che vi verrà rotolato e vi verrà spedito, quindi è l'unica che vi arriva in questo modo, ma d'altronde guardate la pagate meno, perché fosse stata incorniciata vi avrei dovuto chiedere almeno 250-300 euro, ok? Quindi la pagate meno e alla fine vi conviene perché la cornice ve la scegliete voi, che può essere in base al vostro arredamento, se la volete bianca, la volete grigia, la volete nera, la volete di un altro colore, la volete solo su plastica trasparente, quindi voglio dire alla fine i soldi che risparmiate nel comprarla con la cornice ve la scegliete voi e la comprate come meglio preferite. 150 euro, questa tra l'altro è pubblicata signori miei, l'abbiamo visto prima, è pubblicata nel registro delle grafiche di quel periodo, nel cartoncino dove venivano raffigurate le grafiche degli anni 90, 90 è pubblicata, c'è la sua pubblicazione che al limite possiamo mandarvi una fotocopia. Poi abbiamo, ripartiamo con le 50-70, le più piccole, e abbiamo la numero 8 che è un pensieri astratti ed è un bellissimo aereo che sorvola una nave, sono i pensieri astratti di Mario Schifano, una nave che sorvola, cioè un aereo che sorvola una nave, meravigliosa, veramente meravigliosa. Poi abbiamo la numero 9, è un monocromo tutto completamente bianco, straordinario, la numero 9, bellissima, 150 euro anche per lui, questo monocromo eccezionale, eccezionale, veramente meraviglioso. Ricordiamo che a Sotheby ne è stato battuto uno poco tempo fa, un mese, proprio nello scorso mese, a dicembre, a 420.000 euro più diritti, insomma veniva sui 450-460.000 euro.
chiaramente dipinto, però un soggetto molto importante. La numero 10, ecco la vela, sono 5 vele meravigliose. Altro soggetto molto ambito per Mario Schifano, e in questo caso questa raffigurazione ne raffigurano ben 5 vele straordinarie, bellissime, la più importante, ecco la vela, una piccola regata. Alla numero 11 invece troviamo l'aereo d'argento, bellissimo, che arriva in picchiata, scende, è vero, planando, meraviglioso, tutto in argento, fatto con questa carta argentata, particolare, è un collage, per cui su questo sfondo azzurro-bianco c'è questa carta argentata, e al di sotto vediamo comunque un disegno di un aereo, dell'interno dell'aereo, quindi molto particolare e molto, molto bello questo, devo dire. Uno di questi oggetti che è andato per la grande, per la stragrande. Poi al numero 12 abbiamo un astratto, altro soggetto comunque sempre di Mario Schifano, molto ambito, anche questo abbiamo visto una vendita in asta, insomma, sui 350 euro, quindi anche lui, noi 150 euro come sempre, un astratto colorato blu, viola, giallo, azzurro. E finiamo con la cartina d'Europa meravigliosa, che risale a un po' di anni fa, particolare, una cartina dove lui poi ci ha disegnato, ci ha colorato, infatti la Russia per esempio non si vede, ci ha fatto delle collature eccetera, e qui avevamo ancora la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Repubblica Tedesca, la Repubblica Federale e Democratica Tedesca divisa in due, quindi insomma la Germania ancora divisa in due, quindi insomma una cartina di altri tempi, che se vogliamo è anche un ricordo di com'era un tempo la piantina della nostra meravigliosa Europa, anche questa a 150 euro, anche lei a 150 euro. Signori, noi abbiamo terminato, ve le ho fatte vedere tutte, sono veramente 13 soggetti, uno più bello dell'altro. Come dicevo, mi raccomando, chiamate il nostro centralino, ok? Parlate con le nostre fanciulle e fatevi mettere via quelle che vi piacciono. Vi contatteremo, vi verranno consegnate, portate a casa, alcune spedite, senza ombra di dubbio. E quindi, voglio dire, i telefoni vedo che vanno alla stragrande, le carrellata l'abbiamo fatta, sono veramente tantissimo, la 1, la 2, la 3, la 4, sono veramente tante, chiamate perché stanno terminando, quindi alla fine finiranno tutte queste grafiche perché non sono infinite, ok? Quindi potrebbe finire la 8, potrebbe finire la 10, potrebbe finire questa grande, la numero 7 che proponiamo a 150 euro solamente, per cui signori miei, inutile aspettare, bisogna agire, quando ci sono le offerte, un po' come andare in giro quando ci sono i saldi, devi farlo subito perché sennò rischi di perderlo e quello che vuoi tu se lo prende qualchedun altro, non ha senso perdere una cosa che potrebbe fare vostra oggi, abbellire la vostra casa. Noi ci sono persone che ne hanno comprate 2, 3, 4, hanno arredato magari delle taverne, hanno redato tutto quello che potevano fare con questi meravigliosi quadri, per cui signori non tardate, 150 euro solamente, ripeto, le 50-70 e 150 euro solamente anche per quella grande, la 70-100, signori, stanno terminando, poi non ce ne saranno più, quindi non mancate questa grande occasione. Io vi saluto, vi aspetto alla prossima, mi raccomando, approfittatene, un abbraccio a tutti. Amici di Aurora Arte, oggi parleremo di un grande artista dell'arte moderna e contemporanea, il grande maestro
Giovan Francesco Gonzaga, un artista che un po' ci ha fatto sognare, con i suoi meravigliosi e straordinari cavalli. Io ero un amante proprio dei cavalli, un uomo tutto un pezzo. Io ricordo, venne qui da noi in Puglia, spesso ospite nelle trasmissioni di Arte Moderna, e narrava proprio le sue esperienze nella Seconda Grande Guerra Mondiale, in cui lui partecipò come soldato nel battaglione Savoia. E quindi ho un ricordo meraviglioso di questo grande artista milanese che molto ha dato all'arte. Oggi parleremo di una trasmissione composta da 10 serigrafie polimateriche su tela di questo grande artista che noi andiamo via via, come dire, regalando, mi sia consentito il termine, perché pensate che ciascuna di queste opere, incorniciate così come lo vedete con questa meravigliosa cornice in foglia oro a torciglione, ve le proponiamo a soltanto 100 euro ciascuna. Sono tutte serigrafie polimateriche di Giovan Francesco Gonzaga, firmate sul lato destro solitamente, che hanno 10 soggetti diversi, sono 10 soggetti davvero di grande, grande, grande qualità. Ora il nostro Marco, la telecamera, farà un giro illustrativo e poi le andremo a verificare una a una nel dettaglio. Sappiate che erano tantissimi soggetti, non ne sono rimasti molti, molti meno, e questa, devo dire, è l'ultima trasmissione che noi proponiamo di questo grande artista, perché le disponibilità di magazzino oggi sono assai contenute. Giovan Francesco Gonzaga era un pittore e scultore, nasceva a Milano nel 1921 e già da ragazzo era nel museo del Castello Sforzesco a Milano e passava ore a ricopiare gli studi e i disegni dei grandi del passato, come Leonardo da Vinci e il grande Michelangelo. Si arruolò volontario durante la Seconda Guerra Mondiale con il battaglione Savoia Cavalleria, partecipando con lo squadrone Fantasma ad azioni di pattuglia nella steppa russa. Infatti ci sono soggetti che ricordano proprio, adesso sopra di questo, proprio la steppa russa, eccolo qua, vedete? Questo è un cosacco nella steppa, quindi proprio dai suoi ricordi di guerra, dai suoi ricordi di guerra. Dopo l'esperienza della seconda guerra, il giovane Gonzaga vuole approfondire gli studi artistici e continua a dipingere con passione, considerando la sua unica maestra la natura. I mesi passati a strettissimo contatto con il cavallo durante la guerra aveva acceso in lui una vera e propria passione per i cavalli, soggetto di numerosissimi dipinti, sculture e poesie. Diceva di se stesso: sono un decadente, un crepuscolare, non guido la macchina, vado a cavallo. Ho passato l'infanzia tra nitriti e profumi di scuderia, quando cavalco attraverso i prati il mio cuore vagabonda nel mattino denso di brume. Muore nella sua amata Milano il 2 ottobre dell'anno 2007. Quindi sono 16 anni che il maestro Giovan Francesco Gonzaga non è più con noi. Sappiate che sono delle serigrafie degli anni 2004, 2005, 2006, oggi non più in essere, anche perché il maestro purtroppo è mancato 16 anni fa. Noi non trattiamo, ve l'ho detto tante volte, abbiamo provato dall'altro nei mesi scorsi a trattare arte moderna e contemporanea, è un capitolo che stiamo chiudendo, abbiamo chiuso perché il nostro ideale, il nostro settore è l'antiquariato dell'oggettistica, mobili, porcellane e quant'altro, argenti, e poi la pittura dell'Ottocento. Queste sono le nostre specializzazioni. Abbiamo provato a reinserire, ma è complicato, ci vuole un super magazzino, ci vogliono insomma dei mezzi veramente enormi. E quindi noi abbiamo praticamente di moderno solo Gonzaga e Schifano, ve le stiamo veramente omaggiando in questo periodo, insomma, della scorsa estate, ormai siamo in inverno, ne abbiamo date tantissime, ora c'è Natale, poi sarà Pasqua, quindi va sempre bene regalare un'opera di questo livello per una ricorrenza importante a 100 euro. Credo che non ci siano problemi, una per l'altra, andremo a vedere tutti i soggetti, parleremo di questo, di quello e di quell'altro. Sono tutte accompagnate dal certificato di garanzia e autenticità.
Ve le diamo con le cornici che vedete, non è che cambiamo pure le cornici, facciamo vedere la cornice bella e poi mandiamo il listino liscio. No, sappiate che non ci sono veramente problemi, siate tranquilli, sereni, le nostre ragazze vi spiegano tutto, dai 500 euro in poi si può anche pagare la rata, è chiaro che per pagare la rata devi prendere almeno 5, almeno 5. Tutto dello stesso soggetto, sono 10 soggetti, quindi potete spaziare tranquillamente. Tutto chiaro? Se qualcosa non vi è chiaro, ve lo spiegano le nostre ragazze al centralino. Opera numero 1 della scaletta di oggi. È una serigrafia polimaterica su tela, sono tutte su tela, sono tutte rigorosamente su tela, del maestro Giovan Francesco Gonzaga. Corsieri nel bosco, corsieri nel bosco, molto molto bella, guardate che bei colori, i cavalli abbiamo detto che sono la sua ragione di vita, grande artista, grande maestro, veramente straordinario, lo offriamo, pensate un po', questo straordinario lavoro di Giovan Francesco Gonzaga a soltanto 100 euro. Pensate un po', 100 euro per un'opera così bella, così importante, così qualitativa. Signori, sono opportunità veramente imperdibili, io lo dico nel vostro sacrosanto interesse. Poi è chiaro che chi mi ascolta bene, chi non mi ascolta va bene lo stesso, nel senso che noi siamo qui per questa incredibile promozione a prezzi mai visti. Opera numero 2, il gallo, questo è bellissimo, guardate che colori straordinari su un cielo azzurro strepitoso, guardate che meraviglia, un gallo straordinario, è una serigrafia polimaterica su tela 70x50 e anche per questa opera, signori cari, amici carissimi, chiediamo soltanto 100 euro, a voi la scelta, siete padroni assoluti della situazione. Io mi permetto di consigliare, qui non c'è neanche da pensare, c'è solo da prendere in mano il telefono, chiamare e bloccare il prezzo. Ecco, vi voglio dire che questa era anche una serigrafia, o meglio quella di prima, chiedo scusa, torniamo un attimo sulla 1, che è pubblicata su questo libro delle serigrafie di Giovan Francesco Gonzaga anno 2004-2005. Purtroppo non vi posso dare l'opuscolo perché non ne ho più, è l'ultimo. E questa è la serigrafia pubblicata, vedete? Corsieri nel bosco anno 2005. Ecco l'opera ed ecco la tela, andiamola a rivedere, era l'opera numero 1. Bene, rivediamo la numero 2 velocemente, l'avevamo già descritta, il gallo, a soltanto 100 euro. Opera numero 3, i cavalieri medievali con castello sullo sfondo. Beh, questa è fantastica, Questa è davvero fenomenale. Questa è davvero, davvero fenomenale. Vietato perderla, vietato assolutamente perderla. Guardate che meraviglia, guardate che assoluta meraviglia avete di fronte ai vostri occhi. Quattro cavalieri in armatura medievale, il castello sullo sfondo, il cielo al tramonto. Beh, ragazzi miei, qui si può solo prendere in mano il telefono, chiamare e bloccare il prezzo. 100 euro, i telefoni stanno squillando, le ragazze sono già in linea con molti di voi, è chiaro che desta interesse, ragazzi, 100 euro, io sono sempre quello che vi dico, ma Aurora non ha opere a 100 euro, qui mi devo per forza di cose contraddire, perché vi offriamo a livello iper super promozionale ciascuna di queste opere di Giovan Francesco Gonzaga, serigrafie polimateriche su tela, quindi multipli, ci mancherebbe, a 100 euro l'uno. L'opera numero 3, Cavalieri Medievali. Opera numero 4, bellissima, dai suoi ricordi di guerra, La Steppa,
laddove c'è un cosacco, cosacchi nella steppa, serigrafia polimaterica 50x70, Giovan Francesco Gonzaga, strepitosa di queste, mi dicono che ce n'è poche, soltanto 100 euro, soltanto 100 euro, signori, è la straordinaria opportunità del giorno. Potete, intanto sono soggetti difficili da trovare, ma laddove li trovate non li paghereste mai 100 euro incorniciate con una cornice del genere. Non li trovereste mai, mai, mai incorniciate con una cornice del genere. Oppure, guardate il numero 5, guardate il numero 5, questa è la pattuglia Savoia al galoppo, sempre la campagna di Russia, serigrafia polimaterica 50x70, soltanto 100 euro, con una cornice del genere, non la potete mai trovare, mai, mai. Oppure la potete trovare, ma non a 100 euro. Questo è il web di stamattina, eBay, piattaforma commerciale, la stessa serigrafia, la stessa serigrafia, si vede che è la stessa? Poi in ombra, ma si vede. Quadro, dicono quadro, Giovan Francesco Gonzaga, pattuglia, poi è chiaro che sotto te lo dicono, 550 euro, viaggiano nel vago, quadro. È chiaro che una serigrafia ha anche la stessa nostra cornice, magari l'ha comprato noi a 100 euro e la vende a 550, che oggi è raro trovare, però ci provano, magari ne hanno una, la mettono lì, magari chi ignaro di tutto chiama. Nella vita non si può mai sapere, non è che tutti guardano Aurora Arte, la televendita oggi la guarda chi gli interessa guarda Mediaset, guarda la Rai, guarda lo sport, guarda queste cose, non è che tutti guardano la televendita, chi guarda la televendita pagherà 100 euro anziché 5,50, ma la puoi pagare 3,50, 400, 300, 2,80, mai 100 euro con una cornice del genere. Ora vediamo a 100 euro la pattuglia Savoia al galoppo durante la seconda grande guerra. Serigrafia polimaterica 50x70, soltanto, e ribadisco soltanto, 100 euro. Opera numero 6 della scaletta di oggi è Il mercante dei cavalli. Anche questa opera è pubblicata, pubblicata, eccola qua, sulle serigrafie di Giovan Francesco Gonzaga dell'anno 2004-2005. Eccola qua, Il mercante dei cavalli, anno 2005, questa è bellissima, soggetto orientaleggiante, molto vivace nei colori di queste, fai vedere che è del 2005, sotto, eccolo lì, ne rimangono poche, eccolo qua, Il mercante dei cavalli 2005, e questa è l'opera pubblicata, non posso darvi l'opuscolo perché ho solo questo, però la serigrafia 100 euro, ancora per pochi di voi posso darla, ancora per pochi di voi posso darla soltanto 100 euro. Siate tempestivi, siate veloci, le ragazze sono al centralino per spiegarvi di tutto e di più, mi raccomando. Il mercante dei cavalli, 50x70, 100 euro. Opera numero 7, una scena di battaglia molto, molto cruenta, molto cruenta, eh? Questo è bello, mamma mia. È una serigrafia e i suoi ricordi di guerra, ragazzi, è rimasto segnato dalla guerra, eh? È rimasto veramente segnato il grande maestro Giovan Francesco Gonzaga. Serigrafia polimaterica, 70x50, scena di battaglia, soltanto 100 euro, così come la vedi incorniciata a casa tua, così come la vedi incorniciata a casa tua, a soltanto 100 euro. Siate tempestivi, anche perché ce n'è poche, vi ricordate quanti soggetti avevamo? Oggi siamo rimasti con pochissimissimissimissime, scusate questo modo di dire, pochissime disponibilità per ciascun soggetto. Serigrafia polimaterica 70-50, 100 euro, lui era il grande Giovan Francesco Gonzaga. Opera numero 8, Butteri in un paesaggio di mare, meravigliosa. Serigrafia polimaterica 50x70, anche per questo incredibile lavoro,
100 euro, 100 euro. Ogni opera 100 euro. È la grande promozione di Aurora per questo inverno 2023-2024 fino all'esaurimento scorte. Non è che l'avremo in eterno. Chi ci segue da tanto tempo ricorderà tanti, erano 45-50 soggetti. Ne sono rimasti pochissimi, ne sono rimasti meno di 20. Quindi siate tempestivi, per questa opera soltanto 100 euro, soltanto 100 euro. Butteri in un paesaggio di mare, numero 8 della scaletta di oggi. Al numero 9 c'è una contesa e una lotta tra cavalieri seicenteschi. Questi ce n'è veramente 4 o 5, forse 6, mi dice il nostro direttore. Questa è bellissima. È incorniciata come le altre, così vi arriva a casa. Signori, serigrafie come queste a meno di dai 300 ai 450, questo oggi è il prezzo di mercato. 100 euro è un prezzo da sogno, un prezzo incredibile, un prezzo indimenticabile che vi consiglio sinceramente ma fraternamente di non perdere. Vedetele a casa, ve le consegno i nostri incaricati, le nostre ragazze del centralino vi spiegano di tutto e di più. Ma siate rapidi e veloci, decisi, mi raccomando, dai 500 euro in poi si può anche fare il pagamento rateale, quindi minimo 5 grafiche, 5 multipli del grande Gonzaga. L'ultima di oggi, evviva, la numero 10, serigrafia polimaterica 70-50, questa è anche pubblicata, anno 2005, il riposo del buttero, mamma mia che meraviglia, I famosi butteri mani e mani, il cavallo immancabile, era la sua vita il cavallo, Eccolo qua, questo è l'opuscolo, il libricino in quale è pubblicato, non ve lo posso dare perché mi è rimasto solo questo, eccolo qua, guarda, anno 2005, pubblicata a piena pagina, il riposo del buttero, questo è il soggetto, eccolo qua, e questa è la nostra serigrafia. Poche disponibilità, 70x50, Giovan Francesco Gonzaga, anche per questo lavoro, ovviamente, soltanto e solamente 100 euro. 100 euro finale. Signori, non state lì a pensare, chiamate le nostre ragazze al centralino, mi stanno dicendo che stanno esplodendo letteralmente, è normale. Ragazzi miei, qui neanche la cornice, oggi una cornice come questa costa molto più di 100 euro. Allora qualcuno dice, ma perché voi le date a 100 euro? Perché è un articolo che non trattiamo, non facciamo una trasmissione, non possiamo usare una trasmissione che costa veramente migliaia di euro, ogni trasmissione di 3 ore costa migliaia di euro, fanno una trasmissione, costa migliaia di euro una trasmissione. Allora possiamo fare una trasmissione per proporre la grafica a 100 euro, ok? Abbiamo poi solo Gonzaga, poi uno diceva così, ma gli altri? Allora facciamo queste trasmissioni veloci e svendiamo tutto, diamo a prezzi mai visti, a prezzi veramente mai visti, ma siate tempestivi, datemi retta. Ora rivediamo tutto della scaletta di oggi. Giovan Francesco Gonzaga, serigrafie polimateriche su tela, 50-70 in orizzontale, 70-50 in verticale. Andiamola a rivedere, opera numero 1, meravigliosamente bella, vi ho detto che è pubblicata, anno 2005, I corsieri nel bosco, serigrafia polimaterica 50x70 del grande maestro Giovan Francesco Gonzaga, straordinaria, signori, oggi purtroppo è triste magari dirlo e ricordarlo, ma con 100 euro non si compra nulla, né tantomeno l'arte. Giovan Francesco Gonzaga, ricordiamo che è un pittore che nasceva a Milano nel 1921 ed è morto nel 2007, ok? Opera numero 1, I corsieri nel bosco, 50x70, 100 euro. Opera numero 2, il gallo, bello, guarda che piglio che ha, che forza, il mare sullo sfondo,
guarda la cresta, il becco, fiero, fiero come era Giovan Francesco Gonzaga. Serigrafia polimaterica 70x50, meravigliosamente bella, a soltanto 100 euro. Signori, Gonzaga è stato un grande della pittura, ma davvero grande, 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 grande. Io vi voglio dire che avere dei lavori, seppur multipli, perché è ovvio che sono delle serigrafie, ma di un artista del calibro di Giovan Francesco Gonzaga, avere la libertà, la possibilità di pagarla oggi soltanto 100 euro è un'occasione che vi può dare solo la grande azienda Aurora Arte. A livello promozionale, a livello pubblicitario, tanto noi abbiamo detto non trattiamo l'arte moderna. Queste sono opere che il nostro amato Giacomo Chiossone comprò anni e anni fa, proprio negli anni 2002-2003, 2004, quando iniziarono a pubblicare questi lavori. Poi sono rimaste lì per un po' di anni e quindi poi ci siamo trovati a prendere una decisione, all'epoca quando ancora Giacomo era con noi, di dover fare o il moderno o l'Ottocento, e decidevo di fare come pittura l'Ottocento. Quindi l'abbiamo un po' trascurata, adesso l'avevamo riprovato, ma è un'impresa oggi nel momento storico in cui ci troviamo, parlare di arte moderna è difficile. Quindi noi preferiamo fare questa promozione e azzerare il moderno. Numero 3, i cavalieri medievali, questa è bellissima. Al tramonto, opera anno 2004-2005, serigrafia molimaterica 70-50, anche per questo meraviglioso lavoro, soltanto 100 euro. Signori, è una cifra irrisoria, credetemi. 100 euro, la cornice comprate, la cornice neanche. L'opera è coloratissima, spicca, stacca, un regalo, un presente. Oggi a 100 euro non compri neanche, ma che cosa, come una sciarpa forse, una sciarpa buona costa di più. Opera numero 4, dai suoi ricordi della seconda grande guerra, Cosacchi nella steppa, serigrafia polimaterica 50 cm per 70, meravigliosa, soltanto 100 euro. Soltanto 100 euro, signori, da vedere a casa, datemi retta, è il vostro grande momento, è bella, sono una più bella dell'altra, soggetti imperdibili. Al numero 5, siamo alla grande, Pattuglia Savoia al galoppo, siamo nella campagna di Russia. Questa, signori cari, l'ho trovata, noi la proponiamo a 100 euro come le altre, ma l'ho trovata stamattina proprio fresca sul web, una proposta a 550 euro, non so se si vede, no, perché vi voglio dimostrare che solo noi vendiamo queste grafiche, il soggetto è lo stesso, non so se si vede, ma loro lo chiamano quadro, non dicono, poi sotto lo specificano, sono obbligati per legge, non è che può dire che è un olio, La cornice è la stessa, il soggetto è lo stesso, ovvio che è un multiplo, ci mancherebbe. Però lo vendono a 5,50, pescando nel brusco quadro, poi vai a leggere, è chiaro che è serigrafia. Ci mancherebbe. 5,50 è un prezzo alto, oggi queste viaggiano dai 300 ai 400 euro, questo è il loro valore. Voi dite perché le date a 100 euro? Perché togliamo la parentesi arte moderna, noi trattiamo antiquariato di oggettistica e di pittura, basta. Ok? 100 euro la serigrafia polimaterica numero 5, Giovan Francesco Gonzaga, la Pattuglia di Savoia al galoppo. Opera numero 6 è pubblicata, è Il mercante dei cavalli, anno 2005, meraviglioso soggetto, molto luminoso, a 100 euro soltanto. 100 euro solamente, opera numero 6 della scaletta di oggi, tempestivi e rapidi, mi raccomando, molto bella, luminosa, è un soggetto orientaleggiante, davvero di grande, grande fascino. Giovan Francesco Gonzaga, artista che nasceva a Milano nell'anno 1921 e morto nell'anno 2007, a 86 anni. Grande maestro, grande artista, ospite tante volte nelle nostre trasmissioni, anni e anni e anni or sono. Opera numero 7 della scaletta di oggi, scena di battaglia, serigrafia polimaterica 70-50,
anche per questa opera soltanto 100 euro. Le nostre ragazze del centralino mi stanno dicendo che stanno letteralmente scoppiando le linee telefoniche. Se non vi rispondono subito è perché sono impegnati con altri, ma diamo, come si dice, i resti a tutti, sentiamo tutti fino a disponibilità, perché poi è chiaro che queste sono le prime trasmissioni, la prima trasmissione è chiaro che ancora le disponibilità sono di tutti, poi andando avanti comincerà a mancare la 4, la 10, la 2, la 7, la 8 e così via. Siate tempestivi, 100 euro oggi per l'arte sono niente, anzi io oserei dire meno di niente, 100 euro opera, opera numero 8, opera numero 8, davvero fenomenale, Butteri in un paesaggio di mare, serigrafia polimaterica 50x70, ancora una volta a soltanto 100 euro, 100 euro finale. Signori, la cornice costa di più, la cornice costa di più, siate velocissimi, serigrafia polimaterica 50x70, rivediamo il soggetto Butteri in un paesaggio di mare, Buttero anzi, perché uno solo, Buttero, è uno solo, Buttero, in un paesaggio di mare, serigrafia polimaterica 50x70 a 100 euro. Opera numero 9, lotta tra cavalieri seicenteschi, questo è particolare, mi dicono che ce ne sono pochissime. Serigrafia polimaterica 50x70, bella questa lotta con questi cavalieri, soldati, con le armature rinascimentali quasi che combattono, su questi destrieri, questi cavalli, sono 4. Due coppie che combattono, I cavalli sono riescono ad essere di 4 colori diversi, il mare sullo sfondo. Era un gran creatore, un gran creativo, Gonzaga, Grande maestro, grande pennello. 50x70, serigrafia polimaterica di Giovan Francesco Gonzaga, soltanto, e ribadisco soltanto, a 100 euro. Signori, la visione a casa è gratuita, dai 500 euro in poi, io non dico mai... Non dico mai le tirature, perché, una cosa che mi sono dimenticato di dire all'inizio, perché chiaramente sono tirature a circa 300 esemplari, questa è la numero 86 su 300, ma è chiaro che poi a casa non arriva questa, perché magari all'ultimo arriva questa, o al secondo o al terzo, perché avendo, che so, 5-6 disponibilità, una è 120 su 300, l'altra è prova d'autore, l'altra è 228 su 300, sono numeri diversi. Non ho detto le tirature, ma sono tutte tirature contenute che sono ormai in via di estinzione perché le abbiamo finite. Sono le ultime chance, siate rapidi. L'ultimo soggetto, la scaletta di oggi, è un'opera tra l'altro pubblicata, meravigliosa, è Il riposo del Buttero, pubblicata anno 2005. Anno 2005, serigrafia polimaterica. 70x50, grande artista Giovan Francesco Gonzaga, anche per questa opera soltanto e soltanto 100 euro. Io spero di essere stato esauriente, il tempo